Chiedo a Stefano il numero dell'osservazione. La successiva è la 357. Oh, 357. Bene, siamo al rito di Camaiori, prego, assessore. Allora, l'osservazione riguarda il parcheggio pubblico ubicato lungo la via Ferrarin. L'osservante è proprietario di un'area inedificata e propone, a fronte della cessione da parte del comune dell'area su cui insiste l'attuale parcheggio pubblico e della classificazione come B1 della medesima area. Ora qui è un'imprecisione, in realtà vuole l'edificabilità, a realizzare e cedere all'amministrazione un nuovo parcheggio su un altro terreno, ritenendo che sia più vantaggioso per il comune, questa nuova localizzazione. L'istruttoria, che ha fatto l'ufficio è un'istruttoria positiva. Andiamo a vederla. Allora, L'osservazione è questa qui a sinistra e a destra c'è la nuova scheda norma. vedete a sinistra in alto viene fatto vedere qual è l'attuale previsione, cioè l'edificabilità. Scusa Stefano, si può vedere qual è l'adottato? Adottato è questa, estratto del piano operativo tavola QP5. Quindi nell'adottato vedete c'è questo parcheggio giallo in basso come previsione, diciamo, di esproprio e poi c'è questo rettangolone H2. Di cui vedete il cittadino fa vedere di essere proprietario della porzione individuata dal rettangolo rosso. Ora andiamo a vedere invece la planimetria, Stefano, modificata a seguito dell'istruttoria. Vedete, il cittadino dice sostanzialmente scusa Stefano, Sì. puoi scorrere leggermente più in alto? No, no, La no, for più giù, più giù. No, no, più su, abbi pazienza. Che si vedano entrambe queste immagini in questa pagina. Lì, fermo. Allora, vedete, sostanzialmente il cittadino propone di realizzare il proprio intervento nella parte grigia, quella che è in alto a destra, per capirsi. E di realizzare la parte pubblica invece in quel rettangolo rosso che avevamo visto prima in quest'area che per metà era un'area H2. Lui dice in questo modo il vantaggio per il comune è che in una zona nevralgica di Lido di Camaiore dove c'è bisogno di parcheggi, vedete, si realizza un'area pubblica fatta di verde F1 e di parcheggio che è questo qui in giallo molto più grandi rispetto all'adottato. Possiamo andare a vedere i parametri, Stefano. Quindi si tratterebbe di una nuova scheda norma. La superficie fondiaria è Voi 700. vedete una finestra di menu aperta sopra? O è soltanto io che la vedo? UP? No, Non ho no, capito, Stefano, Jacopo. io vedo sopra la condivisione dello schermo, vedo una finestra di menu che non capisco cosa sia, ma probabilmente è un problema mio. Sì, è un problema mio. Ok, risolto, scusate, scusate, vai. Allora, dicevo, la superficie fondiaria, quindi lo spazio che si dà al cittadino per eseguire l'intervento è 750, se lo leggo bene, mentre l'edificabilità è 80 metri quadrati. Mi pare di non vedere indicato, questo magari Stefano appuntiamolo che va corretto, il numero delle unità immobiliari, ma essendo 80 metri quadrati,
sarà una unità immobiliare e... Ah no, scusate, in realtà questi 80 metri quadrati non sono, diciamo, una vera e propria nuova edificazione, perché vedete c'è un asterisco, concorre all'incremento volumetrico che deve essere aggiunta alla superficie edificata esistente e legittima, cioè il cittadino chiede l'edificabilità di uno spazio. Che gli consente sostanzialmente di costruire in aderenza, in ampliamento a un edificato, ad un edificato esistente. Quindi, diciamo, la scheda consiste nel concedergli un ampliamento maggiore di quello delle regole normali di 80 metri quadrati. L'ampliamento che viene concesso a fronte della realizzazione di quegli spazi pubblici che abbiamo visto prima. La parte pubblica è, scusa Stefano, se puoi tornare un attimo, dove, no, volevo vedere i parametri della parte pubblica di superficie. Qui mancano i parametri pubblici o mi sbaglio? O forse sono dopo? C'è scritto sopra, superficie da cedere, mi sembra 750 metri quadri, sopra, la terza riga. Torna un po' su. 800, Ah, 800, la eccola qui, terza riga. scusate, ero io che non la vedevo. Sì, superficie minima di spazi pubblici 1150 metri quadrati. Vedete, insomma, molto più grande la parte pubblica della parte fondiaria, di cui 800 metri quadrati per parcheggio e 350 di verde attrezzato, che abbiamo visto prima. Questa è è la scheda. Può vedere su Google. Sì. Dov'è sia il parcheggio che vuol fare che l'ampliamento. Allora, evidenziate in giallo sono le due parti. Ora metto l'ortofoto. Cioè, dove viene l'edificazione, dove viene il parcheggio. Sì. Questa e questa. Sì, non riesco a capire bene dov'è questo parcheggio qui. Siamo al Lido di Camaiore, vicino a Via Ferrarin. A Via Ferradini. Sì. Via Alfieri, via Ferrarin. Sì, ma cioè, c'è necessità di quel parcheggio lì, in quella Accidenti, zona. accidenti. Infatti, me lo volevo vedere proprio su Google per vedere la zona, se si può andare con l'omino lì. Ah, aspetta. E siamo nel centro del Lido, Riccardo, siamo vicini al mare. No, ma per vederlo non contesto niente, solo Scuola per materna lì vicino. vedere. Eh? C'è la scuola dell'infanzia lì vicino, via Ferrari. Anche la scuola, sì. Non ho capito bene dove si trova. Ma a me mi sembra una previsione di buonsenso, questa qui, cioè nel senso motivata dalla necessità del parcheggio, è evidente che lo spazio per farlo, il parcheggio nell'area individuata è veramente a gusto. No, ma io l'ho illustrata male. Ma Cioè, scusa, non, ma il parcheggio non c'è. scusate, fatemi dire, l'ho illustrata male in un punto. Il parcheggio che avete visto è un parcheggio. Fermo lì, fermo lì, Sì, fermo lì. ok. Il parcheggio che avete visto sul piano adottato, sono io che l'ho spiegato male, vi chiedo scusa, è un parcheggio esistente, è questo qui che vedete davanti, ok? Lui dice fatemi fare un ampliamento qui davanti e io vi faccio 1150 metri quadrati di spazio pubblico con 800 metri quadrati di parcheggio sempre nella stessa zona. Cioè vi realizzo un parcheggio molto più grande di quello che c'è. Mi spiego, è questa la proposta che fa.
Vedete? Lui chiede di edificare dove ora c'è questo parcheggio e in cambio dice: ve ne faccio uno molto, molto più grande. Allora, Di... questo qui si perde, no? Questo parcheggio. Esatto. Infatti io volevo far notare questo, cavolo E visto. questo. Allora, mi fate vedere dove... Quindi, non so che senso ha, mi fate vedere il parcheggio che costruisce. Il senso è che si Sì. guadagnano più posti auto. In Questo è quanti? Perché lì se ne perde un po', eh. molti di più, perché quello lì, Alberto, che sei un tecnico, anche te, Jacopo, 800 metri quadrati, quanti posti auto ci vengono all'incirca? No, Vabbè, ma si fa prima forse a guardare la superficie di quell'area lì a te lo parcheggio. faccio io. Ma è bene qui il parcheggio? 2,5 per 6 l'area di uno stallo più la manovra. Lì l'allontaniamo dalle scuole, no? Sì, ma insomma l'allontaniamo relativamente, è misura L'allontaniamo di... dalle scuole o No, no? è misura di quartiere comunque, Riccardo, cioè la differenza sono 50 metri. Lo so, vabbè, Quanto io la mia opinione. L'area questa, vedete, è interessata da metà, eh? Non è tutta, è No, metà. lo so, l'ho visto. 40 parcheggi. Quindi A fronte, ora basta una decina, ora ce n'è una decina. No, ne perdiamo quanti erano? 5 o 6 lì una davanti. decina ne perdiamo. Andiamo a vedere quant'erano, c'è Google. Però lo porti in un punto che non lo so se è meglio o meglio, se verrà utilizzato. Ecco, poniamoci questo problema qui, ecco. Lì, oh Riccardo, siamo a 2 minuti a piedi. Cioè, No, io. meno, sono 50 metri. Semmai ascolto, Simone, io avevo No, è un'osservazione. quello lì, scusa, è quello lì accanto, questo grosso. Eccolo Ah, ma viene qua giù. No, insomma. lì. Ma Riccardo, guarda, è sempre lì, eh. Ora, via. Onestamente, onestamente. guarda le case, no? Per darti un'idea della distanza, guarda fronte strada, no? Delle abitazioni. Non è mica di più, è soltanto che invece di andare in linea retta sulla strada fai Capito, però le abitazioni che sono lì, insomma, perdono. Vabbè. la L. Io volevo fare un ragionamento invece, Simone, no? Considerando il fatto che quell'area lì è compresa negli H2, no? Davanti, di fianco, dietro, davanti, si potrebbe dare un'indicazione per la realizzazione del parcheggio, come dire, progettuale in qualche modo? Che si integrasse con il verde, no? In modo tale da non avere delle superfici che siano pavimentate e completamente scollegate da quello che c'è accanto per l'area parcheggio. Può anche darsi che ci sia, non abbiamo letto, diciamo, le prescrizioni di natura paesaggistica. Leggiamole, andiamole a vedere. Se non c'è, si può mettere. Sì, io sono d'accordo. In generale, in tutti questi casi, no, dove il parcheggio è al limite o al margine di aree urbanizzate, dentro il territorio urbanizzato, ma al margine di lotti già edificati, per conservare l'aspetto verde complessivo, evitando delle isole di macchine costituite da parcheggi, si cerca di integrarlo, insomma, questo è un po' il senso. No? Del resto, questa è una previsione che ti parte perché c'è coincidenza di proprietà fra il richiedente e la soluzione che trovi. Stefano, Sì. puoi farci vedere la scheda, la parte descrittiva dell'intervento, che tipo di indicazioni abbiamo dato? Eccoli. Vai un po' oltre, Stefano. Ecco. Buongiorno. Eccolo qua. Vedi, Jacopo. Realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto insediamento paesaggistico, corredata da filari di alberature di alto fusto e vegetazione autoctona da dislocare quale quinta verde lungo il margine esterno del nuovo insediamento. Però forse questo è una parte di quello che dici. Magari potremmo mettere
magari Manola, segniamolo e poi lo diciamo anche a Fabrizio, che diciamo, no, Fabrizio è dopo la arrivato. presentazione del parcheggio dovrà essere ad alto, diciamo, valore ambientale, un'espressione così. Ah, c'è Fabrizio, non l'avevo mica visto. Fabrizio. Buongiorno, sono entrato ora, sono entrato ora. Allora, siamo, Fabrizio, in una scheda norma relativa al Lido, che è, diciamo, quella previsione che a fronte, della concessione al cittadino di un ampliamento su un piccolo parcheggio esistente, ci consente a noi come comune di avere un grande parcheggio sempre lì nelle immediate vicinanze. Ora, Jacopo suggeriva di indicare nelle prescrizioni normative di dettaglio e nelle misure di mitigazione e compensazione urbanistica l'esigenza che il parcheggio verde sia progettato, che il parcheggio sia progettato, diciamo, con un alto valore, con un alto valore di carattere ambientale, nel senso che quella è un'area in questo momento tutta verde, tra l'altro intorno ci sono ancora varie aree, diciamo, non edificate, e quindi Jacopo chiedeva una specificazione in questa parte della scheda di questa natura. Va bene, mi sembra che si Il possa fare, posso senso, farci Fabrizio, tutto. secondo me, il senso in questi casi qui dovrebbe essere quello di dire se una previsione ti parte, no? Perché c'è un incrocio di disponibilità in questo caso fra una volontà di un privato e la stessa possibilità di realizzazione di una funzione che avevamo, perché la proprietà è la stessa. Se siamo in un contesto che è completamente saturo, è chiaro che vabbè, si trasforma un urbanizzato a tutti gli effetti. Se siamo in un contesto come questo qui, manteniamo il valore, diciamo, di residuo della parte non urbanizzata. Quindi, come dire, le macchine ce le mettiamo, ma le mettiamo non in un parcheggio che è una colata di cemento, ma tra le piante. Io non la condivido. Io dico una cosa: non perderei un parcheggio pubblico, perché lì abbiamo speso dei soldi a fare quel parcheggio pubblico lì. Quindi si perde un parcheggio pubblico in un'area in via Ferrarin, quindi gli abitanti di via Ferrarin saranno penalizzati perché non avranno più il parcheggio. Il parcheggio lo troveremo in via Salvatori, non lo so. No. Perché l'intervento è tutto lo stesso proprietario, il terreno che si trova in via Salvatore? Sì, Il loro devono terreno. fare così, vedi nella sintesi, via quasi non. Scusa, perché lo fa lì l'edificazione? Una parte ci fa l'edificazione e una parte la cede a parcheggio. Gli 80 metri quadri non li fa lì. Cioè, non capisco. Secondo me, scusa Riccardo, ti dico come la vedo io, secondo me io non sarei d'accordo invece su questa prospettiva, Lo so, io. perché è molto meglio un intervento in ampliamento fatto su un tessuto edificato esistente come quello che lui chiede, che andare a consumare un altro pezzo di territorio. Tra l'altro No, avresti due, scusa, fammi finire il ragionamento e ti dico la mia opinione. Tra l'altro avresti due tipi l'avevo di... finito io. Scusa, non avevo capito che non avevi finito. Finisci. Allora, se non hai finito. Dillo, dillo. No, avresti due piccoli parcheggi quando invece ne puoi avere uno mo molto grande, perché abbiamo detto sono una quarantina di posti auto, a 30 secondi a piedi da dove ora è il piccolo parcheggio esistente. Quindi io, francamente, è una di quelle osservazioni che E di ti piace? dubbi me ne lascia a zero, però è la mia opinione. Certo, ci mancherebbe, io non discuto mica l'opinione, io dico, per me si peggiora la vivibilità a chi abita in via Ferrarin, che non hanno, gli viene tolto il parcheggio che ora hanno, che sono 8-9 posti auto, e si sposta il parcheggio in un'altra area. Per me era meglio mantenere il parcheggio e quindi si dava un servizio a quel quartiere lì, diciamo così. La zona. In più si facevano quegli 80 metri quadri in una parte di quel terreno e si dava un parcheggio che tanto non ha senso fare quelle 40 macchine che diceva Alberto, ma magari se ne fa 25 lì o 30, non lo so quelle che siano, e si dà un servizio sia agli abitanti di via Ferrarin che di là, e non crea pregiudizi per nessuno, ecco, tutto lì, e non si distrugge un parcheggio pubblico. Posso fare una domanda, Simone? In questa zona qua, invece, adiacente qui a Via Trieste, la D4, cos'è questa D4 qua? Quale, scusa? Sì.
Vedi questa qua grossa, c'è scritto di qua. Quella dovrebbe essere l'area del campeggio, se non sbaglio. Fabrizio, correggimi se sbaglio. Quindi D4 sono attrezzature scettive, quindi ora aspetta un attimo che controllo perché Quel pensavo fosse. campeggio che c'è andando verso la Al campeggio, giusto. Il campeggio Lì verde, ci sono. via. Ma lì è già fatto, ci sono previsioni, cioè è già una cosa esistente. È Il campeggio esistente, quello che già esiste vicino al campo sportivo del Lido, per capirci. Allora, forse anche un parcheggio lì potrebbe tornare comodo. Non lo so. Ma c'è un campeggio, capito, Michele? Guardate, No, Ah, sì, appunto, dicevo, essendoci un campeggio, c'è gente che magari in questo senso, ah, sì, non avevo potrebbe anche capito, essere pensavo, comodo, magari. ho capito ora, scusa, avevo capito io al contrario. Scusate, Quindi, io ho rispetto della posizione di Riccardo, no? Come è ovvio che sia, però io francamente non vedo né necessità di approfondimenti istruttori né, dal mio punto di vista, dubbi sull'interesse pubblico, perché se a fronte della perdita di qualche posto auto si realizza un parcheggio gratis di 40 posti in quella zona di Lido, secondo me è un fatto molto molto positivo. Tra l'altro, anche sotto il profilo urbanistico è un ampliamento di un'unità esistente, quindi anche sotto il profilo dell'impatto. Quindi per me, come dire, dubbi non ce n'è e nemmeno necessità di approfondimento istruttorio. Dopodiché, Presidente, no, magari sarà una di quelle osservazioni che bisogna tutti quanti segnarci perché magari ci può essere un'articolazione di giudizi da parte della Commissione. Non lo so, io la vedo così. Mi sembra che dal dibattito emerga questo. Non so se qualcun altro chiede la parola. Io ripeto, ho semplicemente da dire in generale su questo, su altre situazioni di localizzazione di parcheggio in aree non sature, che si tenga conto del fatto che insomma, il parcheggio in sé non diventa, no, una condizione per poi saturare, ma rimane una condizione di servizio, come quel verde che è presente. Se non ci sono interventi, per me si può andare avanti in questo modo. Allora, osservazione 359, giusto? Sì. Allora, siamo a Camaiore, siamo nella cosiddetta area ex SEM, e sostanzialmente viene proposta una nuova scheda norma. La scheda norma che viene proposta sostanzialmente si sostanzia nella realizzazione di un parcheggio a vantaggio del comune in cambio di un intervento di natura fondiaria. Ora, la cosa migliore per illustrarla correttamente è andarla a vedere, insomma, sul piano e sull'osservazione e illustrarla passo passo. Allora, Stefano, ci puoi far vedere intanto lo stato adottato del piano? Allora, È vedete. nuova. Sì, volevo far vedere alla commissione qual è lo stato del piano adottato, per fargli vedere la differenza, se no. Sì. Allora, Questo. vedete in questo momento nell'adozione abbiamo la previsione di un grande parcheggio pubblico. È inutile soffermarsi sull'esigenza del parcheggio,
che diciamo è condivisa credo da tutto l'arco costituzionale. Ora andiamo a vedere la proposta di appunto accoglimento dell'osservazione. Se intanto possiamo andare a vedere la tavola modificata del piano, Stefano, così intanto facciamo vedere la dislocazione dell'intervento. Questa è la scheda norma come è previsto, nuova. Oh, allora, noi abbiamo qui la realizzazione, vedete dove c'è scritto 4.12 a carico del privato. Ora, poi dopo la misura perequativa la andiamo a leggere meglio. Tu torna un attimo su, Stefano, poi dopo le dimensioni le guardiamo. Abbiamo la realizzazione a carico del privato del parcheggio. Bordato in rosso dove c'è scritto 4.12 e la possibilità a favore del privato di un intervento. Vedete, qui siamo invece in zona incava di un intervento su questo di un intervento su questo edificio esistente. Ora, per vederla bene, Un attimo, Simone, la parte arancione di quell'intervento, di cos'è quella parte arancione lì? ora l'andiamo a vedere, Riccardo, nel dettaglio della scheda lo viene spiegato. E un'altra cosa, quella nera invece, cos'è che c'è ogni due nera? Vedi, c'è Quella è più. un'altra previsione, la vedremo, penso, ancora non l'abbiamo vista. Sono due previsioni diverse che insistono, diciamo, nella stessa zona, ma vedi, una è 4.12, che è quella che stiamo guardando ora, e l'altra è 4.5 e credo ancora non ci siamo arrivati. Ma il 2 nero, Simone, non è neanche una previsione, è il parcheggio esistente, eh? È il parcheggio esistente, infatti è il 2 nero, quando vedete le sigle nere vuol dire che sono esistenti, eh? È il parcheggio No, no, esistente. ma lui dice, credo di aver capito, non lo so, forse avevo capito male da Riccardo. Lui dice questo I2 rosso bordato di nero. Sì, dico Ah, è quello lì. un'altra previsione, è un'altra Quella è previsione. un'altra previsione e ci arriviamo dopo. Andiamo a vedere la scheda perché per capirla questa osservazione bisogna leggere la scheda. Allora, vedete, la superficie territoriale dell'area A è 3600 metri quadrati. L'area A qual è, Stefano? L'area all'incava o l'area l'area dove L'area A, è l'incava, giusto? sì. Perfetto. Quindi torniamo alla scheda. Allora, 3600 metri quadrati è la superficie fondiaria dell'area A. La superficie invece pubblica che interessa tutta l'area B, quindi a ridosso del centro storico di Camaiore, è 4000 metri quadrati. E si prevede un parcheggio di 4000 metri quadrati. L'edificabilità che viene concessa sull'area A in ampliamento dell'edificio esistente è 300 metri quadrati commerciale. E si precisa che la suddetta superficie corrisponde, vedete, all'incremento volumetrico che deve essere aggiunto alla superficie edificata esistente legittima ricadente nella partizione spaziale. Cioè è un ampliamento di 300 metri quadrati dell'edificio che avete visto esistente. Scorriamo la scheda. E lì si precisa, vedete, La destinazione d'uso è commerciale al dettaglio con esclusione della media struttura di vendita alimentare o in alternativa una destinazione industriale artigianale e o direzionale di servizio. Quindi lì si dà, diciamo, una flessibilità di funzioni sul commercio al dettaglio, sull'attività industriale artigianale e sul direzionale di servizio, ma sempre escludendo la vendita alimentare nelle medie strutture. E vedete, ecco qui devo essere preciso perché non lo sono stato, ma ora lo sono nel leggere la prescrizione. La diciamo previsione. La misura perequativa è la cessione dell'area destinata a viabilità di progetto e a parcheggio. Quindi qui non si sarebbe prevista la realizzazione per un problema di equilibrio economico, nel senso che
immagino, insomma, che nell'istruttore dell'ufficio la realizzazione di un parcheggio di 4.000 metri quadrati avesse un costo sproporzionato rispetto all'ampliamento di 300 metri quadrati. Però questo, ripeto, è una valutazione che poi magari l'ufficio potrà fare meglio. L'arancione che dici tu, Riccardo, adesso si vede meglio, vedi, è una viabilità di accesso al sistema dei parcheggi, perché poi vedi, quando andremo a vedere questa scheda 4.5, questa strada arancione, no, diventa una strada a servizio di tutto questo sistema di parcheggi, cioè sia del parcheggio esistente, i due nero tutto a sinistra, sia dei due parcheggi, diciamo, di previsione di piano, quello che stiamo guardando ora e quello legato invece alla scheda 4.5. Quindi la previsione, no, è quella che appunto insieme ai parcheggi nasca questa viabilità. Questa è sostanzialmente la scheda. Ci sono interventi? La zona lì dei parcheggi si può andare a vedere con Google. Con Street View, cioè con l'omino? Sì, se possibile, sì. È la zona di Sam, Michela. Sì, ho capito. Quello diventa un'importante area di servizio al centro storico, lo dico per Sì, tutti i sì, sì. consiglieri, no? Perché io che per esempio fruisco della necessità di dover andare in centro storico frequentemente come consulente, ecco, la necessità di avere parcheggi intorno al centro storico a Camaiore è veramente, e lì ha una continuità con quell'esistente, una prossimità che veramente diventa strategico, direi. Pensateci ai giorni di mercato o quando ci sono feste particolari, quello diventa un parcheggio di servizio importantissimo. Ma lo conoscerete anche perché in realtà in parte le macchine ci parcheggiano così in maniera un po' provvisoria anche ora. Quanti parcheggi ci verrà lì? Tanti. Sono 4.000 metri più c'è quell'altro dato dall'altra previsione, poi lo controlleremo, ma diciamo in media, poi Alberto magari fa anche conti meglio di me, diciamo se vogliamo stare larghi un posto auto ogni 30 metri quadrati considerando la viabilità di servizio, i corredi di verde, eccetera. Quindi sono tanti, sono 170-180 parcheggi. Avevo capito allora qual era, vai, è questo qui. Sì, Sì, sì. no, però andando anche Sì, avanti, vedi, proprio proseguendo. perfetto. Diciamo che un parcheggio così risolve quasi completamente i problemi di accesso al capoluogo. L'unica perplessità che ho è sulla strada che poi si metterà sulla via Fondi. Porterà tante macchine lì, però insomma, boh, è già una strada molto. D'altronde è l'unico ingresso, però è il motivo per cui quella strada di servizio lì, Riccardo, vedi, l'abbiamo collegata anche al parcheggio esistente, perché una volta che avremo tutti e tre i parcheggi potremo anche decidere di avere un punto di ingresso e un punto d'uscita, no? Per evitare. Quella la vedo la soluzione migliore, infatti, bisogna studiare bene, perché poi sennò si buttano macchine lì, che lì già è una strada molto transitata, insomma, anche pericolosa sotto certi aspetti. Quindi, no, no, il parcheggio io sono d'accordo. Ora, la misura perequativa penso ci sia, non lo so, lo richiedo un attimo anche a Fabrizio, se era meglio prevedere anche una costruzione di qualcosa o no, un miglioramento, Ora, qui il vantaggio è che ci viene data completamente tutta l'area, quindi peraltro un parcheggio è compatibile anche eventualmente, perché sapete che su Camaiore poi abbiamo problemi grossi legati alle questioni della sinkhole, eccetera, quindi nuovi insediamenti a Camaiore hanno sempre grosse difficoltà a essere realizzati, mentre un parcheggio assolutamente no. Allora abbiamo preferito dargli la possibilità di ampliare l'insediamento che c'ha nell'area industriale,
però appunto essendo poi un ampliamento dovrà ristrutturare il fabbricato esistente e la superficie è grossa, crediamo che la cessione sia un giusto compromesso. E poi questo ci consente, siccome anche l'altra area è in cessione, poi di fare un progetto di opera pubblica che gestisce l'ufficio tecnico comunale, lo raccolta al parcheggio esistente. Insomma, è bene che poi il disegno di questo parcheggio lo esegua direttamente l'ufficio tecnico comunale, insomma, in una visione più organica. A me, devo essere sincero, sembra veramente una bella previsione. Questa è anche molto importante per il centro storico del nostro comune. Io Questa, insomma. no, nulla, se hai finito volevo intervenire. Sì. Perché mi sembra che qui appunto ci sia, come diceva un po' anche Riccardo, una lettura che possa essere unitaria, ecco, sulla proposta che viene fatta dal privato in sede di osservazione e anche sulla modalità di intervento che l'amministrazione si propone. Dico l'amministrazione perché in realtà, per dimensione, per posizione, per funzione che gli vogliamo dare, quest'area qui si presta bene sia per poter essere una soluzione valida al problema della sosta nei confronti del centro storico, ma essendo anche in una posizione particolare, secondo me potrebbe dare la modalità di espressione anche di altri valori, perché insomma è un'area, come dire, un po' frammentata e irregolare, come è normale che sia, perché limitata da lotti nelle vicinanze, per cui insomma la fase del progetto di questo intervento può dare delle buone soddisfazioni. Pur rimanendo un parcheggio, può essere l'occasione per organizzare uno spazio sosta che sia sosta, ma che poi possa essere anche riconvertito occasionalmente per iniziative, per eventi e possa avere una dimensione di utilizzo anche diversa e maggiore rispetto a quella di uno spazio sosta semplice. È un'occasione che, insomma, difficilmente si può presentare per le caratteristiche che ha Camaiore. Quindi per me non ci sono dubbi. Sì, ora se mi posso poi permettere, anzi, sentendo i vostri discorsi, farei anche una proposta tecnica. Io immagino questo parcheggio, ovviamente lì è tutto giallo, no? Ma qui in effetti proprio anche la progettazione con le alberature, con dei percorsi verdi pedonali, cioè di un sistema, avendo così tanti stalli di sosta, c'è anche la possibilità di ricreare dentro questo disegno degli stalli di sosta anche delle stanze verdi, delle piccole aree ombreggiate. È per questo che secondo me è meglio che lo realizzi in termini, diciamo, di esecuzione l'ufficio tecnico. L'unica cosa che appunto infatti mi era venuta in mente è che vedete c'ha delle dentellature, no? Magari queste potremmo già metterle a verde, forse quelle più vicine agli insediamenti, cioè fare in modo che il parcheggio sia proprio tutta la striscia continua, ma lungo gli insediamenti lasciamo già una fascia a verde, diamo già un indirizzo progettuale all'ufficio tecnico, per cui appunto si realizza anche un po' di verde dentro questo parcheggio. Un parcheggio dovrebbe essere un parcheggio a forte ambientazione, a mio parere, no? Quindi mi era venuto, ecco, così la suggestione che sicuramente tanto le dentellature non potranno essere utilizzate perché i parcheggi sono poi ordinati, allineati. Magari con una striscina di verde sul bordo agli insediamenti, forse ce la metterei perché dà già questo orientamento, diciamo, all'idea che questo parcheggio comunque debba essere progettato anche tenendo conto di questi aspetti, di qualità paesaggistica. Io sono d'accordo, Fabrizio, però lo scriverei come nella norma, capito? Cioè come Vabbè. indicazione nella norma piuttosto che come indicazione cartografica, Anche come prescrizione. anche tenendo Sono d'accordo con Jacopo. delle superfici impermeabili, per esempio, altra storia, no? Ora, forse è lì più che qui, nella precedente previsione, però insomma può fare un po' la differenza. Anche Va bene, lo perché qui. metto come prescrizione, dentro la norma. Fabrizio, io non ho capito una cosa. Ti hai detto ora Riccardo, non ti sentiamo. non ti si sente, Riccardo. Ah, scusa, ecco. Ora sì. Ti ho detto che c'è questo dente, no? Qui rosso invece che giallo, vedo qui, no? Sì. Quindi, cioè, non ho capito, sarebbe
da fare tutto diritto, cioè anche espropriare rosso. No, 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 dove ci sono le dentellature gialle, io immagino che se lo dovessi progettare io questo parcheggio, lì ci metterei comunque gli alberi, no? Perché dovendo fare un parcheggio tutto dritto, no? Normalmente il parcheggio c'è una strada di servizio, sta lì a destra e sta lì a sinistra. Dove ci sono delle dentellature ci vengono normalmente le aiuole, mi segui? Lì quindi inevitabilmente ci possono venire anche delle aiuole un po' ampie, un po' larghe, dove quindi anche le alberature, qualche panchina, cioè degli, tipicamente si chiamano delle stanze verdi, possono essere utili. Hanno un doppio vantaggio. Uno, rendono il parcheggio più piacevole, anche più rinfrescato, eccetera. E più separano, diciamo, lo stallo di sosta proprio dagli edifici rossi e arancioni, capito? Cioè che è un elemento di separazione tra la parte residenziale e il parcheggio. Però giustamente Jacopo dice non occorre disegnarlo, lo scriviamo nella norma, no? Aggiungiamo una prescrizione in cui diciamo fate una fascia verde di separazione tra, capito? Sì, Fabrizio, Fatto chi, da scrivilo. parte privata o la facciamo noi? Esatto, scrivilo in modo, Fabrizio, che non si crei l'equivoco che lo deve fare il privato. Ah, giusto, giusto, giusto. Sì, e poi secondo me appunto fascia verde è la valutazione proprio in generale, no? Di un progetto d'insieme che minimizzi l'impatto del parcheggio. Ecco, questo è un tema secondo me, la minimizzazione dell'impatto in generale dei parcheggi, specie quando sono grossi, che si può fare anche, specie se sono grossi tra l'altro. Allora vado avanti, Presidente. Sì, non ho altre richieste di intervento, possiamo andare avanti. Allora, osservazione 360. Allora, qui siamo a Capezzano, nella zona di Via Italica, e sostanzialmente l'osservante chiede di poter realizzare un parcheggio a servizio dell'attività commerciale esistente, da destinare in parte alle esigenze della sua attività e in parte ad uso pubblico, insomma, con la disponibilità a convenzionarlo. Ora, l'istruttoria è di non accoglimento perché comporta impegni di suolo nel territorio rurale. Io volevo chiedere una cosa, Possiamo Fabrizio. vedere. Sì, mentre Stefano mi mette in condizione di vederlo, io ti volevo chiedere una cosa, Fabrizio. Manca la Manola, eh? Allora, questa è la prima osservazione che ci capita, mi sembra, in cui l'impegno di suolo nel territorio rurale è volto a realizzare un parcheggio, non un volume, ok? Quindi soltanto un parcheggio, tra l'altro con la disponibilità del cittadino a convenzionarlo all'uso pubblico. Faccio una domanda per scrupolo. Conosco già la risposta, ma faccio una domanda per scrupolo. Siamo certi che la legge regionale non lascia alcun spazio da questo punto di vista, posto che non si va a edificare volumi? No, no, non è che la legge non lascia spazio, è che ora bisognerebbe controllare il piano strutturale. Qui il problema sarebbe dover ritornare in conferenza di copianificazione in primo luogo. E poi andrebbe comunque controllato il piano strutturale se non ci sono altre limitazioni. Quindi il problema è che, come diversi parcheggi abbiamo copianificato, no? In sede di preadozione in territorio agricolo, probabilmente anche questo, salvo non ci siano altre limitazioni, potrebbe essere copianificato. Però questo comporterebbe ritornare in conferenza di copianificazione e poi verificare se non debba essere riadottato il piano strutturale. Poi allora va Sì. visto se vi sono altre limitazioni, non vorrei fosse un varco ecco, vedi, è un varco edificato del piano strutturale, quindi comunque dovrebbe essere un parcheggio perfettamente permeabile. Insomma, bisognerebbe fare tutta una serie di verifiche e controlli che ci comporterebbe un significativo, diciamo, rallentamento del procedimento di definitiva approvazione del piano operativo. Noi abbiamo messo nell'istruttoria che cioè c'è un giudizio positivo e che quindi le difficoltà tecniche attuali, diciamo, In una potranno successiva essere. variante puntuale potranno essere eventualmente verificate. Ecco, diciamo così. Esatto. Io non sono d'accordo, c'è da dire quello che penso.
anche perché qui si potrebbe ancora una volta cogliere l'occasione di fare un parcheggio vicino alla ferrovia. Come dissi già la volta scorsa, teniamo in considerazione questo, io questa osservazione la coglierei invece, in funzione. Fabrizio, ti posso fare un'ulteriore domanda? Siccome lui chiede il parcheggio in relazione alla propria Non attività avevo pubblica, anche finito, però va bene, Riccardo, vai. scusa Riccardo, non l'avevo capito. No, vai, vai. No, dico, siccome lui chiede il parcheggio diciamo, in relazione alla propria attività produttiva, non potrebbe essere un ampliamento funzionale? Bisognerebbe ragionarne con Marioni, potrebbe, sì, potrebbe. Però è vero che noi tutti gli ampliamenti funzionali all'attenzione della copianificazione ce li abbiamo portati. Eh? Ma non li abbiamo copianificati però, eh? No, non li abbiamo copianificati, no, no. Allora, Quindi. io sono, ascolta Fabrizio, io sono per farla sta verifica, perché francamente io sono d'accordo con Riccardo, cioè qui c'è un elemento di rigidità della legge che forse invece nel rispetto della legge si può superare, perché qui ci chiedono un parcheggio funzionale ad un'attività esistente da convenzionare col pubblico. E Marioni, Fabrizio, lo sai, ci ha detto che gli ampliamenti funzionali li consente la Regione Toscana. Allora, se è così, questo onestamente, lo dico con onestà, potrebbe anche. Chiaramente va cambiato, come dire, chiaramente va creato un vincolo di pertinenzialità, fra l'attività produttiva e l'area in questione, e vanno costruite delle norme che salvaguardino il cono visivo. Però ecco, magari dicendoglielo alla regione si potrebbe anche, siccome credo è l'unica osservazione, o forse ce n'è un'altra, se mi ricordo bene, di questa natura, che non comporta impegno di suolo dal punto di vista volumetrico, onestamente perdere questa opportunità, cioè. Manola, che ne pensi? Ed è quello che dici te ora. Non so, bisognerebbe vedere il piano strutturale. Non vorrei che fosse anche su un varco, non me lo ricordo. Sì, no, è sul Sul valico. varco Sì. c'è, ma no, però un parcheggio, No, capito? Cioè. non so. Insomma, va verificato e va approfondita la questione. Io sono d'accordo con l'assessore, verificherei la cosa e se si potesse fare, secondo me sarebbe un intervento da fare, sinceramente. Volevo No, domandare tra una cosa, io non l'altro capisco. in via italica, cioè in una zona dove l'amministrazione valuta strategici parcheggi. Ecco, tutto qua. Volevo domandare una cosa, ma l'attività a cui fa riferimento, dov'è? Cioè lui dice, ho bisogno di uno spazio esterno per lo stoccaggio, Quella l'esposizione. casa lì accanto, ho visto quando ci si passa, quella lì rosa, c'ha delle sculture, mi sembra, delle opere lì, però non No, so ma se. lui parla di automobili però. Ah, ecco, no, non lo so, non lo so. Lui parla di automobili. No, lo dico perché in realtà poi alla fine forse è più la spesa che l'impresa. Perché se qui siamo in territorio rurale, è chiaro che sarà una particolare attenzione, no, al mantenimento della continuità che c'è da una parte all'altra della strada rispetto al carattere non urbano. Quindi non so, cioè, anche posto che sia un parcheggio, dovrà avere delle condizioni particolari che non so se sono compatibili con quella funzione lì, eh. No, vabbè, cioè il problema ora io non mi ricordavo questo dettaglio. Ora è chiaro che se poi qui ci deve venire un piazzale con una distesa di automobili in mostra. Capito, c'è un conto di ci metto le casine prefabbricate in mostra per farle comprare la gente. Il giorno dopo ce le levo e ritorno a campo. Però questa via è uno spazio espositivo all'aperto di una concessionaria, per quello che vedo. Jacopo, questa diciamo poi è la valutazione che attiene al cono visivo, no? Che per l'amor di Dio va fatta. La cosa che volevo dire io a Manolo e a Fabrizio, attenzione perché è un caso di ampliamento funzionale.
questo volevo dire a Fabrizio della Madonna. Questo l'ho capito bene, questo l'ho capito bene. Semmai questo comporterebbe eventualmente di ricontrollare bene anche la motivazione di non accoglimento, seppur valutando la positività della proposta che va approfondita. Ma infatti la vera questione, secondo me, qui è che occorre un approfondimento anche di natura progettuale, no? Appunto, cioè non, banalmente uno potrebbe dire una parte a parcheggio, una parte sono fasce di ambientazione a verde, proprio perché c'è un corridoio di salvaguardia del piano strutturale, cioè va fatto un po' un approfondimento di natura tecnica, no? Che loro però non hanno fatto in sede di osservazione. Loro ti chiedono di realizzare un parcheggio da convenzionare, capito Simone? Sì, è anche vero che uno gli potrebbe fare delle prescrizioni, cioè se riteniamo che alla fine, dal punto di vista edilizio, quella progettazione possa salvaguardare il cono visivo, che me lo segni, ci può essere anche una soluzione sul livello edilizio, no? Ritorna al ragionamento. Cioè ora Sì. dico una sciocchezza, ma se la localizzazione della parte espositiva, no, è fatta a modo, io non lo so se è possibile. Che il cono visivo resta per come è dislocata. Io lo dico perché è un ampliamento funzionale. Secondo me, questo a noi ci è sfuggito in fase istruttoria. Beh, scusa Simone, però ti volevo porre la questione anche che chi osserva non è la ditta che sta costruendo la concessionaria di macchine, cioè sta costruendo il fabbricato che sarà adibito o magari nel frattempo è stata anche adibita a concessionaria di macchine, è un altro soggetto che dà la disponibilità poi a vendere a quei soggetti lì, capito? Questo, Almeno l'osservazione com'è impostata. ma c'è la firma anche del soggetto proprietario concessionario? Questo si può vedere. Stefano, puoi scorrere per favore? Sì, c'è anche quella, ci sono tutte e due, proprietario terreno e proprietario. Allora è corretto. Ah, ok, allora va bene. Sì. Ma si Ma passa per ora c'è questo. un'esposizione sempre, c'è un'esposizione di macchine comunque già ora. No, c'è un campo. Un fabbricato ad uso commerciale per attività di concessionaria con vendita di automobili. Ci si può Quindi, andare col l'omino, come dice andiamoci a vedere. Magari in l'omino costruzione. dietro. Va anche detto che sembra vicino alla stazione, ma ecco, proprio vicino vicino non è, eh. No, Riccardo, allora, se possiamo anche misurarlo, ma. No, vicino è vicino, ma cambiano un attimino le cose, visto, ma comunque andata, dopo se ne parla. Ora ci vado anch'io. A quello di. Ah sì, a questo qui, a questo campo qui. Perché a destra, guarda un po' se c'è la rotonda, Stefano, a destra. E cavolo, c'è il cavalcavia lassù sotto, c'è la stazione. No, allora, il parcheggio può essere anche utile sotto il profilo pubblico, perché poi non ci dimentichiamo che noi lì abbiamo la previsione di un percorso ciclabile, quindi tutto quello che consente di migliorare la mobilità anche dal punto di vista della sosta delle auto è positivo perché poi Certo. Sì, io non vedo il fabbricato in costruzione, ma non so a quando risale Google, forse 2019, perché qui dice fabbricato in costruzione. è più avanti, davanti allo studio Altre cose da Geiger. chiarire, perché dice la società sta realizzando vicino al terreno in questione, quindi non sembra aderere. Ecco, Lei ha allora detto, se è Madonna, quello in ecco la costruzione, quello. struttura che è lì. Guardate E quindi il parcheggio andrebbe tutto da un'altra parte. un attimo, che è quell'edificio? Andavamo un po' più avanti, è quello lì sulla sinistra. Quello è quello in È costruzione. Sì, questo, bravo. è quello lì, quello in costruzione.
Allora dice, siccome l'area di pertinenza è piccola, mi dai anche, quindi non è un ampliamento funzionale, è proprio è un ampliamento funzionale, Manola, è un ampliamento funzionale. Ce ne abbiamo almeno un'altra di osservazioni su un ampliamento funzionale. Per quello vi dico attenzione, mi c'è cascato l'occhio, mica peraltro, perché non è il primo caso di ampliamento funzionale. Noi siamo andati in regione, ve lo ricordate, abbiamo chiesto alla regione come valuta gli ampliamenti funzionali e la regione ci ha detto che gli ampliamenti funzionali, con tutta una serie di condizioni al contorno che ci devono essere, sono ammissibili, ve lo ricordate? Allora, siccome almeno un'altra osservazione c'è, io dico sotto il profilo istruttorio, secondo me non si può dire che l'ampliamento funzionale non si può fare. Poi dopo ci sono gli aspetti legati, diciamo così, per esempio la questione del varco e che vanno visti, ci mancherebbe. Però segnalavo che lui ce lo propone come un ampliamento funzionale. Tutto qua. Sto cercando la norma sui varchi del piano strutturale. Vediamo magari questo aspetto qui. Io vorrei capire una cosa. Comunque, Riccardo, giusto per conoscenza, la distanza tra quel parcheggio e la stazione sono quasi 500 metri. Non sono tanti, ragazzi. Allora, ma al di là di questo, ora vorrei capire quanti parcheggi ci vengono, perché ora, dopo tutto questo, ora non avevo capito bene, non avevo letto bene l'osservazione anch'io. Ora vorrei capire se fra mettere in mostra le auto, se ci stanno fisse, quanti parcheggi restano. Questo, Riccardo, dipende da noi, nel senso che dipende da noi. Fabrizio, lo dice già nell'osservazione che è in un varco, Sì, sì, ma sta leggendo la norma, infatti. Ma io poi non ho capito ancora, sono testona, scusatemi, se l'attività è già esistente o se dovrà essere fatta. Cioè, c'è già qualcosa lì? Io non ho visto niente di attività. Michela, è in costruzione, quel fabbricato da tanti anni in costruzione. Ah, è in costruzione. Ma da tempo, Dunque, se mi permettete, vi condivido le norme del piano strutturale sui varchi. Così diamo una valutazione complessiva se un parcheggio in un varco è ammissibile oppure no. Perché io qua, leggendo la norma, vabbè, forse io sono troppo prudente, ma io qualche dubbio ce l'ho. Allora, Fabrizio, però allora l'istruttore deve parlare del varco. Questa è la norma del piano strutturale del barco. Questi gli obiettivi danno mantenimento e ove necessario ripristino delle continuità ambientali, paesaggistiche e ambientali per le diverse caratteristiche e caratterizzazioni del territorio rurale, con particolare attenzione per i varchi e tra gli insediamenti esistenti le visuali libere sulle aree agricole lungo le principali direttrici viarie di impianto, quindi questa è una direttrice viaria di impianto, attraverso il rigoroso controllo dei processi trasformativi da orientare prioritariamente al recupero e riconfigurazione del sistema idraulico agrario e alla formazione di elementi lineari vegetati di ambientazione dei margini urbani, tutela e salvaguardia delle suddette aree e degli spazi aperti, orientata a assicurare l'efficace contrasto alla crescita spaziale degli insediamenti e a garantire il controllo e regolazione anche all'interno del territorio urbanizzato, ma qui siamo fuori, della forma urbana e dello spazio vuoto, rispetto al corrispondente intorno già insediato, da conseguire nel caso attraverso espressi anche i vieti la nuova edificazione e più in generale favorisca la riduzione dell'impegno di suolo urbanizzato. Le disposizioni applicative, quindi cosa dovremmo fare col piano operativo? Individuare le aree agricole e gli spazi aperti edificati, e noi abbiamo individuato e questo è così, con particolare riferimento a quelli con termini interconnessi, eccetera. Evitare lo sviluppo della dispersione insediativa da conseguire attraverso un insieme organico di previsioni, interventi e azioni che evitano l'impegno di nuovo suolo e contrasto di nuova edificazione, comunque da contenere entro il periodo del territorio urbanizzato e nel limite di spazi pertinenziali degli edifici esistenti, anche introducendo misure obbligatorie di mitigazione e compensazione in grado di assicurare il corretto inserimento paesaggistico e la progettazione delle continuità ambientali. Sperimentare previsioni, interventi e azioni volte a favorire l'eliminazione dei fattori di interferenza e discontinuità attraverso soluzioni progettuali che determinano la rottamazione, ristrutturazione e sostituzione degli insediamenti e attività ritenuti impattanti e compatibili, conforme di delocalizzazione,
finalizzate al ripristino degli originari assetti rurali. Gli eventuali interventi infrastrutturali previsti dal PS dovranno attestarsi su riferimenti rurali già esistenti, viabilità vicinali, eccetera, eccetera. Insomma, è molto rigida la norma. Ecco, io ditemi voi anche cosa ne pensate. Ecco. Cioè, diciamo, l'idea del piano strutturale è che si mantenessero come aree agricole, ecco, se dovessi dirla in due parole. Ecco. Io posso dire la mia, che è impopolare. Non so, rispetto all'altra questione che poneva l'assessore, cioè sulla preservazione per cui si configura un ampliamento funzionale. Però qui effettivamente siamo fuori dal territorio urbanizzato, è chiaro che non si sarebbe posta la questione, secondo me, se fossimo stati in territorio urbanizzato. Chiaro che ci sarebbero state delle misure compensative, magari per il tipo di richiesta avanzata dal privato sul proprio ampliamento funzionale. Qui in effetti secondo me siamo fuori dal limite, nel senso che c'è un valore che è prevalente rispetto a quello proposto dal privato, che tra l'altro, segnalo, può non essere, cioè per il tipo di richiesta che fa può atterrare anche da altre parti, no? Nel senso che lui lì avrà questa condizione di vantaggio dovuta al fatto che magari il terreno è suo, o che comunque insomma ha la possibilità diretta di realizzazione della proposta che avanza. Però è vero anche che una funzione del genere è compatibile anche nelle vicinanze dell'insediamento della concessionaria che ha già all'interno del territorio urbanizzato, perché non è che non c'è il territorio urbanizzato in quell'area lì, è tutto territorio urbanizzato fuorché qualche varco e qualche area a cavallo della Italica. Volevo dire questo. Allora, la lettura del piano strutturale onestamente lascia pochi margini, però allora nell'istruttoria, secondo me, lo dico all'ufficio, bisogna spiegare che c'è questo aspetto e che poi casomai in sede, e questo però l'ufficio l'ha già scritto, in sede di piano strutturale, cioè domani che ci sarà una variante al piano strutturale, si potrà verificare meglio, diciamo, se quel varco ha senso in tutto, in parte. Un varco c'è e quindi è chiaro che almeno in parte andrà preservato. Me lo spiegate che significa varco? Varco significa l'idea, Riccardo, che sulla via italica, ma non solo sulla via italica, diciamo sulle vie di lunga percorrenza, non si debba creare una saldatura totale del tessuto edificato, cioè non ci debba essere un treno di edifici a sinistra e a destra senza spazi liberi, no? Ma che se ci sono degli spazi che ti consentono una visuale profonda sul territorio agricolo, come per esempio lì onestamente c'è, quelli abbiano un valore di qualità ambientale, di qualità paesaggistico percettiva, cioè che sia un elemento di qualità dell'ambiente e del contesto urbano che va preservato. Ora lì, lo abbiamo visto prima su Google, c'è un varco, perché l'avete visto, no? Dalla foto si vede tutto il territorio agricolo che si sviluppa verso nord, cioè dalla via italica verso nord. Quindi un varco lì c'è. La cosa magari da capire meglio in un'eventuale revisione del piano strutturale è se, come dire, in parte, no, possa essere diciamo rivisto come dimensione, ecco, non lo so, è un approfondimento che non possiamo fare in questa sede. Però ecco, va bene, nel senso che francamente, no, quello che dice Fabrizio, che poi anche insomma insieme a Manola il tecnico principale di riferimento di tutti, mi sembra chiaro. E l'unica cosa, ripeto, nell'istruttoria, se siete d'accordo Manola e Fabrizio, io eliminerei però l'aspetto invece legato, diciamo così, all'ampliamento funzionale, perché quello, per onestà intellettuale, in regione insomma ci hanno detto che
seppur a certe condizioni da verificare molto attentamente, non è escludibile in astratto, no? E allora io legherei l'istruttoria alla presenza del VAR. Segnaliamo più, diciamo, la problematicità legata al barco in edificato. Se siete Sì, d'accordo. sono d'accordissimo. L'avevo già segnato. Interventi dei commissari? No, la spiegazione è stata esaustiva. Scusatemi un attimo, io continuo i problemi di connessione, sicché un colpo ci sono, un colpo no. Capisco anche poco. Mi dici, Jacopo, te sei a casa? Sì, Non sono a hai casa. problemi con la connessione? No, però ti si vede 2 volte, Michela. Cioè, Due volte addirittura. Boh, se una volta ti... già che sono bella grossa, ora anche doppia. Ascoltami, esco e provo a rientrare. No, ti si vede, allora, ti si vede No, collegato. no, non uscire, non uscire, perché ti Ti si posso... sente, Michela, ma ti si sente perfettamente. No, infatti, non capisco che problema hai. Hai la voce Allora, maschile. Michela? È precipitosa la Rugani, deve È uscita. Appunto, andare. Ma no, la vediamo collegata 2 volte, non vedi? ora vedo la terza. Va bene, io vado avanti, casomai quando la Michela si ricollega, se non dovesse aver sentito la questione del varco, glielo diciamo, insomma, che c'è il varco e che questo, diciamo, è assorbente di ogni altra valutazione. Allora, 361. Allora, visto che è intenzione dell'amministrazione comunale realizzare un parcheggio pubblico, siamo anche qui nella località ex SEM. Io ritento, ragazzi, se poi continua così dovrò uscire. Ora c'ho la connessione, mi si connette e disconnette in continuazione. Però in realtà, Michela, noi ti vediamo sempre connessa, capito? Quindi forse è più un problema di audio, non lo so, capito? No, no, perdo proprio la connessione, mi dice che non c'ho connessione. Si Ascolta, calma? noi ti sentiamo, magari non ci senti te, ma noi No, no, infatti. ti sentiamo e È ti vediamo. troppo forte. Ora sì, ma quando mi si disconnette, mi dice che non c'è più la connessione, capito? E io non vedo più niente. Ok, Non mi fa ascolta Michela, rientrare. sull'osservazione precedente abbiamo appurato che c'è un varco visivo, cioè da salvaguardare la visuale, diciamo, che c'è verso il territorio agricolo, e il piano strutturale non consente, diciamo, una forma di trasformazione. E quindi, alla fine, diciamo, il motivo vero per il quale alla precedente osservazione sotto il profilo tecnico gli va detto di no è quello. Resta, diciamo, l'apertura ad una rivalutazione che però vuol dire capire meglio su quel varco lì se può essere un pochino ridotto, ma in una futura revisione del piano strutturale, non in questa sede, in questa sede non si può fare. Allora, osservazione 361, siamo sempre nella zona ex SEM. Praticamente la proposta è di realizzare un parcheggio pubblico su terreni che sono quelli lì all'ex SEM che ora andiamo a vedere, in cambio della cessione volontaria da parte del comune al privato di un'altra area. Vediamo la scheda, che è la cosa migliore. Allora, vedete, questa è l'area che avevamo visto prima. Vi ricordate, c'erano due schede, una l'abbiamo vista e una l'avremmo vista. Questa è la seconda, quindi è l'area a parcheggio più... Si può vedere l'immagine, Stefano? Stefano, c'eravamo, eh? Eccoci. Allora, vedete... Oh, fermi lì, fermo lì Stefano. Allora, praticamente loro, vedete, chiedono, dicono, questo parcheggio, quello bordato in nero, Stefano, c'è qualcosa che non mi torna. No, perché non torna Simone? Qual è il problema?
vedo nello Ci stesso. manca la sigla sul bordo nero, TR, questo manca, manca quello di graficamente. Manca sulla parte gialla TU1.1.1, giusto? Sì, è bravo, sì. Quello non mi tornava, ora mi torna. Allora, praticamente loro dicono concedeteci l'edificabilità nella parte grigia, che è in una zona diversa del territorio comunale, vicino, se lo vedo bene, alla via Italica. Vedete, siamo insomma al Lido di Camaiore, via Italica. Poi dopo andiamo a vederlo meglio dov'è. In cambio realizziamo, vedete, dicono loro, il parcheggio bordato di nero. Andiamo a vedere la scheda norma, cioè i parametri. Allora, vedete, superficie fondiaria area A, cioè quella al Lido per capirsi, 700 metri quadrati per un'edificabilità di 180 metri quadrati con un numero di unità immobiliari massime di 2, spazio pubblico 1600 metri quadrati, di cui 1600 metri quadrati a parcheggio. Vedete, vabbè, l'obiettivo dell'intervento è chiaro. Andiamo a vedere bene la parte perequativa. Scorriamo Stefano. La parte perequativa, vedete, è la cessione delle aree destinate a parcheggio e spazi di sosta. Quindi in realtà io l'ho letta male, cioè l'ho illustrata non bene all'inizio. Perché in realtà loro dicevano: siccome voi volete realizzare il parcheggio pubblico, noi vi diamo l'area, perché ho detto che la realizzavano loro, invece no. Quindi è come quella di prima, sostanzialmente, come schema intendo dire, cioè loro dicono: noi vi cediamo l'area, in cambio consentiteci un'edificabilità. A differenza di quella di prima, l'edificabilità, diciamo, è più ridotta, seppur di natura residenziale, in una zona che è quella di Lido. Magari facciamo vedere bene dov'è al Lido. Mettiamo Google, Sì, che mettiamo secondo Google. me l'area è un'area già abbastanza complicata. Andiamo a vedere l'area Lido. Andiamoci perlomeno. Allora, l'area è questa, quella che Stefano sta facendo vedere. Vedete, questo è il mercato ortofrutticolo. Sì, mandateci con l'omino, che vi rendete conto che lì è un'area molto stretta, non c'è posto per una macchina. Lì, secondo me, dovrebbe essere realizzato anche un parcheggio lì. In cambio, se ci vogliono fare delle case, che costruiscano anche un parcheggio, che lì diventa guardatela, è già molto. Io la cessione delle aree è la realizzazione di un parcheggino lì. Di una striscia di parcheggio, dici, lungo strada almeno. Ma Sì, quello perché va se bene. guardate tutta la strada, guarda un po' anche la strada, qui già ci parcheggiano. Se girate vi rendete conto, cioè, lo puoi girare sulla strada di dietro anche, questa è la fine, da dove si entra.
Vedi, è una strada molto stretta. Quindi che mai dopo Ma così c'è anche la. io per una striscia di parcheggi sono d'accordo, allarghi anche un po' la strada, va bene, io sono favorevole. Va bene, lo aggiungo allora. Sì, una striscia secondo me va bene, considerate che diciamo come parcheggi grossi, cioè lì davanti al mercato ortofrutticolo ce n'è, però rispetto magari a una via che ha problemi di congestione, come dice Riccardo, un parcheggio cioè in lineare, diciamo all'isca di pesce, magari ci può anche andare. Sono d'accordo io con questa proposta. Come Allora si andiamo. chiama quella via lì? Scusate, via. Cavallotti. Cavallotti. Allora diamo mandato a Fabrizio, cioè lo sta già facendo, direi che ci Sì, siamo. ci sto già Presidente, lavorando. vado avanti. Jacopo, non ti sentiamo. No, no, ora mi dovreste sentire. Sì. Sono io che ho problemi, ragazzi. Io ritento, se continuo a disconnettermi, esco dalla commissione perché non è possibile farla così a tratti, non capisco niente. Purtroppo stamani col tempo così, qui da me è un problema. No, L'hai capito qui la previsione che viene fatta? no, 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 ero proprio fuori in tutta l'osservazione. Allora, Michela, praticamente è un'osservazione molto simile a quella che avevamo già visto sul parcheggio di Sam prima. Loro dicono, vediamo l'altra area del parcheggio di Sam, quella bordata in nero. Prima abbiamo vista quella bordata in rosso, ora vediamo quella bordata in nero. In cambio, consentiteci l'edificabilità di 2 unità immobiliari nella zona del mercato ortofrutticolo e noi vi cediamo l'area. Riccardo ha detto non sarebbe male se realizzassero un piccolo parcheggio in allargamento di via Cavallotti dove vogliono fare l'intervento residenziale, perché quella è una via abbastanza stretta dove effettivamente le macchine parcheggiano lateralmente e si creano problemi, diciamo, di gestione della sosta. E questa proposta che ha fatto Riccardo. Ora, mi sono espresso solo io, ma credo sia condivisa. Io ho detto che sono d'accordo. Mi sembra anche a me giusta. Allora vado avanti. Osservazione 372. Allora, siamo in località Bocchette. Si chiede una riconfigurazione dell'area F2 destinata ad attrezzature sportive e perché si dice che sostanzialmente la previsione di questo F2 che è la destinazione sportiva occupa terreni coltivati anche di aziende agricole. Vengono poi allegate le proprietà catastali per far vedere questo problema. E quindi viene richiesta una riconfigurazione dell'area, mi pare, sotto il profilo appunto della dislocazione cartografica, se capisco bene. E c'è un parziale accoglimento. Andiamola a vedere per capirla, diciamo, meglio. Io volevo chiedere una cosa, ma questa osservazione qui è quella che ci veniva sollecitata? È Alberto. Sì, è quella che ci veniva segnalata. E quindi che abbiamo deciso? Vediamo, vediamo, non c'è ancora deciso nulla, vediamo. Di che si parla? Scusate, mi sfugge, sollecitata a chi? Per A tutti mail. I membri della commissione, anche all'assessore dovrebbe essere arrivata Ah, no, mi è l'email. sfuggita a me. C'è stato detto di
guardarla attentamente. C'è stato auspicato di guardarla attentamente e di valutarla nella sua interezza, via, di prestarci particolare attenzione a questa osservazione. È un fatto atipico, perché voglio dire, è chiaro che noi le guardiamo tutte attentamente, tutte, come dire, uguali nello stesso modo. Quindi, diciamo, per me è come se l'email, io non l'ho vista, ma anche l'avessi vista, è come se non esistesse. Dopodiché, no, lo dico perché immaginatevi voi cosa accadrebbe se 642 persone sollecitano una maggiore attenzione. Quindi la guardiamo attentamente, ovviamente come le stiamo guardando tutte, diciamo, con coscienza e coscienza. Allora, se mi consentite una battuta, tutte hanno, gli concediamo una maggiore attenzione, no? Per il lavoro che stiamo facendo. ma questo guardiamolo anche meglio. Ma infatti è logico e sottinteso questo, veniva guardata con attenzione lo stesso, indipendentemente dal fatto che abbiano mandato questa mail. Allora, ma io rispetto, i cittadini non conoscono i meccanismi amministrativi, quindi massimo rispetto, però ecco, insomma. Allora, quindi vediamo, diciamo, lo stato adottato, Stefano, e poi lo stato, diciamo, di progetto sulla base dell'istruttore che è stata fatta sull'osservazione. Allora, lo stato adottato è questo. Ok? L'abbiamo già vista su un'altra osservazione quest'area, vi ricordate? L'area a destinazione appunto in particolare sportiva con un alto grado insomma ambientale che c'è alle bocchette. La proposta dell'ufficio a seguito dell'accoglimento dell'osservazione è quella che vedete, che mi pare l'abbiamo già vista in un'altra osservazione se non sbaglio, cioè era Sì. questa riconfigurazione era già l'effetto di un'osservazione che la Commissione ha visto un paio di commissioni fa, se mi Ce ne ricordo bene. sono diverse, le vedremo poi anche nelle modifiche ortografiche delle osservazioni. Quindi quello che vediamo è la composizione della risposta all'accoglimento parziale di tante osservazioni. Quindi vedete, in parte l'area, diciamo, indicata è stata sottratta alla destinazione sportiva. Diciamo, il parziale accoglimento dipende dal fatto che soltanto una parte dell'area che veniva segnalata è stata scorporata, perché lì si trattava, mi corregga l'ufficio se sbaglio, di, diciamo, di leggere nel modo più corretto possibile quelle che possono essere aree di carattere pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, come segnalava l'osservante, no? E vedete tra l'altro che l'ufficio è stato, diciamo, molto prudente a tutela del cittadino, perché vedete che la distanza che c'è fra il confine dell'area verde come ridisegnato nella proposta di approvazione e gli edifici, insomma, è molto significativo, cioè il primo edificio è molto lontano dal confine della previsione urbanistica. È il disegno che abbiamo già visto su un'altra osservazione. Io ho finito, Presidente, l'illustrazione. No, no, invece la devi illustrare perché io Simone non l'ho capita, non l'ho capita questa sera, onestamente, non l'ho capita. E allora torniamo Faccio sull'adozione. Torniamo da sull'adozione. capirla. Allora, la vedi l'area adottata, Riccardo? La vedi? È questo, diciamo, Sì, questa la vedo. forma. Allora, vedi che ci sono degli edifici sia in alto a sinistra sia in basso a destra. Ok? Sostanzialmente noi abbiamo una serie di osservazioni che ci dicono, voi avete messo nella F2 delle aree che sono, diciamo, di carattere pertinenziale a questi edifici, no? Che costituiscono, in un caso, che ne so, il giardino di un edificio, in un altro caso la pertinenza di un edificio magari con una destinazione diversa. Sottraete alla F2 queste aree che sono, diciamo, ad uso funzionale degli edifici esistenti, insomma, no, non ci portate via il giardino, ok? Allora, cosa ha fatto l'ufficio su tutte queste osservazioni? Ha cercato di valutare qual era l'area sede, no? Cioè, qual era effettivamente lo spazio pertinenziale degli edifici, con un atteggiamento, diciamo, di prudenza
a favore del cittadino. Cioè, nell'incertezza si è lasciato più spazio e non meno al cittadino. Allora, se si va allo stato di progetto, vedete che l'area verde è stata restrinta, allontanandola moltissimo dagli edifici. Vedi in alto a sinistra, Riccardo, i tre edifici di prima, vedi com'è molto più lontana ora la linea di confine tra il giallo e il verde. E la stessa cosa vale in basso a destra, cioè l'edificio, vedi che si vede proprio qui in fondo, è significativamente lontano ora, diciamo, dal confine lato sud, per capirsi, ok? Quindi questo, ad avviso, questo è proprio un lavoro tecnico, Riccardo, di politico non c'è nulla. Ad avviso c'è cioè la funzione di controllo, diciamo, per la politica. Ad avviso dell'ufficio, in questo modo salvaguardiamo in modo corretto le resedi degli osservanti, ok? Questa è la sostanza. Interventi? A parte di resedi, ma si parla anche di cosi, di terreni coltivati anche, relative aziende agricole, vedo qua. Quelli? Perché ci sono tante particelle, poi non sappiamo nel discorso del parzialmente accolta quali sono state cambiate, capito? Perché ci sono più cose, non solo il discorso della resede. Semmai leggiamola. È stata salvaguardata la resede degli edifici, cioè l'ufficio ha fatto una verifica di quali sono le aree che sono parte degli edifici esistenti, siano essi di natura residenziale o di natura produttiva. E è stata, a giudizio dell'ufficio, salvaguardata la resede, cioè con questa previsione gli ambiti degli edifici esistenti, tutti, sono salvaguardati. Dopodiché, le resedi degli edifici sono delle aree intorno all'edificio, no? E come vedete, di aree davanti agli edifici, che erano la richiesta riguardava le aree davanti agli edifici, guardate lo spazio enorme che è stato lasciato. È chiaro che nel centro di quest'area ci sono delle resedi di edifici, diciamo, che sono quelli che vedete a nord e a sud, per capirsi. Quindi la distanza che c'è ora fra gli edifici e la previsione di sportiva è molto significativa, non crea pregiudizio alle attività che si svolgono in quegli edifici lì. Poi, se volete andarci con Google, ci si può anche andare, insomma, magari lo Andiamo studio. a vedere. Dici quei manufatti, quelle campiture presenti all'interno sono manufatti precari o sono proprio fabbricati? L'ho No, visto anch'io questi qua. manufatti precari, se mi ricordo bene, Alberto. Comunque si va con Google, si vede. Volevo un attimo specificare, mentre Stefano vi fa vedere l'area, che rispetto a quanto chiesto dagli osservanti, che sono diverse persone, ognuno proprietarie di specifici lotti, non sono comproprietari, in pratica l'osservazione risulta parzialmente accolta perché rispetto alla richiesta che era stata fatta, unica, diciamo, di tutti i proprietari, è stata ristretta l'area di previsione urbanistica, ma non nella misura richiesta dai richiedenti che hanno presentato l'osservazione, che sono tutte quelle persone lì. Ecco, lì vedete l'osservazione, quello che chiedevano, forse c'era anche la misura, ora io non la vedo. E noi ne abbiamo riconosciuto meno,
di quello che loro chiedevano. Dov'è? E dov'è? Lo vedi poi qui nella Allora parte modificata? Questa è la richiesta loro. A sinistra? a sinistra la loro richiesta, a destra la risposta di scudetto. Io non la vedo, io non vedo il video. Ecco, questo è quello che chiedevano loro. E questo è quello che abbiamo, che è stato accolto. Sostanzialmente è quasi stata chiesta, quasi soddisfatta tutta, perché vedo che in alto al fabbricato c'è B3, è stata aumentata la distanza incorporando Bravo Stefano lì, quella parte lì è stata quasi accolta totalmente. Sotto vedo che comunque sia c'è stato un arretramento, quindi una ridimensionata della parte 2 a favore incorporando quei due manifattini di pertinenze che sono sostanzialmente lì vicino alla freccia, quindi è stata notevolmente ridimensionata l'area dove c'era le due. Via. È stata, insomma, in buona parte accolta l'osservazione. Quindi quei fabbricatini lì sono precari, li abbiamo visti, non è che sono abitazioni, quelli che ricadono dentro. Osservazione tu riesco a capire bene. Cioè, è stata così accolta l'osservazione? Cioè, Ah, sono questi qui, ok. è parzialmente accolta, Riccardo. Cioè, gli sono andati incontro alla richiesta dei cittadini Sì. riducendo ulteriormente la perimetrazione delle due, Riccardo. Quindi parzialmente accolta, perché loro dicevano, faccio un esempio, arretra di 50, il comune si è arretrato di 35, capito? Sostanzialmente è così, sì. Lo vedi Riccardo che a sinistra loro indicano la dimensione della traslazione con le frecce? Sostanzialmente noi abbiamo traslato un po' meno di quello che chiedevano loro, però come notava Alberto, a nord praticamente la richiesta è accolta per due terzi all'incirca. Ah, sì, Quindi davvero. prima, passavamo effettivamente molto vicino a questo edificio che è a nord, no? Lato Pietrasanta, per capirsi. Adesso guarda, nella proposta ci siamo allontanati tantissimo. A sud, invece, la traslazione mi sembra, diciamo, minore, ma perché lì eravamo già più lontani dagli edifici, vedete? E quindi, diciamo, l'esigenza a giudizio dell'ufficio di spostamento era più limitata. Con l'obiettivo, vedete, di salvaguardare gli edifici, guardate che spazio che c'è fra gli edifici e il confine Sì. della previsione. Semmai, sai cosa, Simone, cosa farei notare? L'unica criticità che io vedo è proprio a sud-sud della cartografia, dove c'è quel fabbricato, mi sembra che gli sia stato dato 5 metri, 5 metri. Se si riuscisse a portarlo a 10 almeno la distanza. No, Stefano, tu non lo eri prima. Dalla parte adottata, bravo, lì vai ancora più sotto, ecco lì, se si porta a quel fabbricato lì, magari portargli un po', perché è proprio a ridosso, vedo lì proprio. Ma non ce lo chiedono, eh? Guarda, guarda l'immagine a sinistra, Alberto. Lo vedi a sinistra? Io non so neanche se è la stessa proprietà. Lo vedi che ci chiedono una traslazione? Infatti, Ah, ok. bisognerebbe verificarlo, la proprietà. Non lo so se ha Però osservato. scusa Manola, non ce la chiedono, lo vedi? Se è corretta l'immagine a Sì. sinistra, loro ci hanno chiesto una traslazione verso nord. Lo Scusate un vedi? attimo, scusa un attimo, voglio capire bene. Cioè io vedo le due frecce, no? E il confine rigettato, ma è rigettato anche qua su un cima o sbaglio? Cioè quindi sembrerebbe che le due frecce proseguano la linea rigettata, hai capito? Cioè è vero che le due frecce sono su quella riga davanti, però lassù prosegue rigettata, quindi non vorrei che lui dicesse tutta quest'area qui. Anche se non ci fa le frecce, no, non lo so, chiedo. Ah, non lo so, questo andrebbe letta l'osservazione. Ho capito cosa dici, Riccardo. Controlliamo l'osservazione. Se è così, allora la valutazione che fa Alberto si può anche approfondire. Capito che dice Riccardo? Riccardo dice, ma chiede uno spostamento anche, diciamo, della parte laterale o soltanto della parte davanti?
perché le frecce. Secondo me, Simo, avrebbero richiesto il rettangolo, cioè leva le alette, mantieni il rettangolo, no? Secondo me era quello il corpo dell'osservazione. Leva le alette e fa tutto un parallelepipedo senza Quello che fare. ti dico io allora, quello che ho detto io. La proprietà qual è? Cioè, bisogna vedere se non ci fosse un terzo proprietario, magari, non lo so, eh. Anche te la pensi come me, Alberto, nel senso che pensi che righettato sia tutto? Sì, io vedo la proprietà, lo vedi dal mappale, è la stessa, vedi, è tutto un unico mappalone, vedi, non si riesce a vedere, però lo vedi che è tutta la stessa la proprietà. Allora, sostanzialmente la proposta di Alberto è quella di, diciamo, dargli un po' più di spazio a quell'edificio che è in basso nella cartografia. Sul lato di Camaiore, per capirsi, cioè sul lato di Camaiore, quell'edificio è proprio a ridosso della previsione. Io su questo non ho obiezioni, cioè per dargli un po' più di spazio anche su quel lato lì. Chiedo solo all'ufficio di verificare se, diciamo, appunto, fa parte integrante dell'osservazione, se l'osservazione si legge, diciamo, come dicevano Alberto e Riccardo, ne fa parte, e la proprietà sembra la stessa, se capisco bene, quindi. Se queste due condizioni sono soddisfatte, io non ho problemi, nel senso che, diciamo, l'obiettivo del comune deve essere quello di mantenere un disegno, no, dell'F2 che sia funzionale poi allo scopo, no? Cioè un domani si crea un'opportunità di realizzare lì appunto un'attrezzatura sportiva che nella norma, lo ricordo, è prevista ad alto gradiente ambientale, cioè con diciamo con un'attenzione molto particolare all'aspetto ambientale. L'importante è che il disegno, no, del verde resti un disegno funzionale eventualmente ad un progetto. Quindi, come posso dire, bisogna stare semplicemente attenti a quello. Ora, spostare un pochino la righina lato Camaiore che è a ridosso del fabbricato non lo vedo problematico, quindi Più figuriamoci. che altro è per dare più sfogo al fabbricato, perché non succederà mai, ma se costruisci una tribuna o qualsiasi cosa lì, questo qua gli è preclusa la possibilità eventualmente di godere di un po' di ampliamento. Alberto, è chiaro che quando fai le previsioni urbanistiche crei perimetri larghi, poi dopo in sede progettuale ovviamente. Però, ripeto, io sono d'accordo, non ci vedo nessun problema a spostare un pochino quella riga per lasciare un po' più di spazio, diciamo, all'edificio che è lì. Basta che sia, diciamo, ammissibile sotto il profilo tecnico, quindi magari lo dico a Manola, se puoi verificare, Manola, ecco, che stia dentro la richiesta dell'osservante, ecco. Per il resto mi sembra, è l'unico un po' più sacrificato, per il resto mi sembra che sia sostenibile, via. Ah, Sì. scusate, io ora ho avuto un attimo che parlava. Allora, come dicevo prima, il righettato fa parte della richiesta, quindi Ascolta sollecita. Riccardo, nell'immediato forse non lo Ah, adesso sappiamo. mi parla, no, perché stavo parlando con una persona. No, dico, abbiamo detto all'ufficio di controllare due cose, che la proprietà sia la solita e che, come hai osservato te, diciamo, le frecce significhino anche spostamento di quella parte lì. Se queste due condizioni ci sono, proprio tecniche intendo dire, va bene, insomma, siamo tutti d'accordo. Ok? Okay. Simone, puoi ripetere le frecce? Non ho capito, non ho fatto tempo a scrivere. Le frecce? Allora, controllare Manola, le frecce la so. allora, Riccardo erra e Alberto, diciamo, gli è andato Non dietro su questo ragionamento, consolidandolo sotto il profilo tecnico. Riccardo erra dice, ma queste frecce rosse significano che vogliono spostare semplicemente il confine lato nord, per capirsi, oppure significano che vogliono spostare tutto quella L verde in avanti e quindi anche lateralmente, e quindi sostanzialmente anche avere più spazio lato Camaiore. Sì, ho Questo è capito. Simone, la. ma posso dire una cosa? Secondo me, questo, anch'io concordo, secondo me loro chiedevano, come me la ricordo io,
anche di levare, come dicono Riccardo e Alberto. Allora, E se... l'unica questione va verificata se hanno la titolarità a chiederlo. Questo Esatto, allora se è così e hanno la titolarità a chiederlo, siamo non tutti d'accordo che possiamo sembra... qua. siamo tutti Nessuna d'accordo nel osservazione. Va dare... bene. Beh, siamo Si può tutti d'accordo nel utilizzare, ma è dare più una osservazione spazio. quella richiesta lì. Quindi, senz'altro sono proprietari, no? Vabbè, comunque dai, lo verifichiamo. Se è così, stringiamo, allarghiamo un po' all'arancione a favore del fabbricato, per capirci. Lato Camaiore, va bene? Ma e quindi che si fa? Si rivede questa, si ricontrolla quella. Se siete d'accordo, la correggiamo di ufficio nel caso che c'è questa possibilità. Ok? Sì, Su dai. questo mi pare che siamo tutti d'accordo, no? Su questa Va possibilità. bene, Sì. Ok, andiamo avanti. Osservazione 387. Allora, siamo in via italica, in una scheda norma esistente in fase di adozione, che è la SD 3.2. E sostanzialmente dice che le misure di mitigazione e compensazione urbanistica previste in fase di adozione sembrano, appaiono, diciamo, troppo sproporzionate rispetto all'intervento concesso dal punto di vista dell'equilibrio economico e finanziario, tenuto conto che l'intervento concesso è nella direzione di un investimento di carattere produttivo, in relazione ad un'attività economica che già, esiste. Scusate un attimo, scusa Simone, siccome ha mandato un messaggio, visto qui sulla chat, Iacomini, che gli è saltata la connessione, allora siccome questo è un... No, aspettiamolo allora. è un'osservazione importante, almeno, non so, l'ho visto qui sul WhatsApp, che ha mandato un messaggio sulla commissione. Il problema è che gli è andata via la luce. Speriamo di poter ripartire, se no che si colleghi dal telefono. Ah, gli è andata via la luce. Saltata la luce. Allora, io farei in questo modo, andiamo avanti, poi appena Alberto si riconnette, magari gli facciamo, diciamo, un riassunto. No, dicevo che sostanzialmente l'osservazione muove da una valutazione di assenza di equilibrio economico e finanziario nella previsione adottata. E quindi chiedono un riequilibrio di tipo economico-finanziario, cioè dicono le misure perequative che ci avete chiesto sono troppo pesanti rispetto ai costi, di un intervento che è di carattere produttivo. Quindi niente, l'ufficio parzialmente ha valutato che queste, diciamo, richieste fossero meritevoli di accoglimento. Allora andiamo a vedere. Quale sarebbe la proposta dell'ufficio? Sarebbe la riduzione dello spazio pubblico da 900 metri quadrati a 600 metri quadrati. Poi andiamo avanti. Allora, qui basta, nient'altro. Ah, ok. Vogliamo No, è vedere. convenzionamento all'uso pubblico invece che la cessione. Quindi, diciamo, la proposta di riequilibrio dell'ufficio è una riduzione del parcheggio pubblico e una proposta di, diciamo così, di convenzionamento. Questa è l'istruttore dell'ufficio. L'ho ricevuto, cioè andrò a fare allora, dove purtroppo perché c'hanno Stefano, ti si sente fuori spegnere, Stefano? allora io
vado là e... Stefano? Sì, no, sì, sì, dimmi. C'è l'audio aperto, Stefano, c'avevi l'audio aperto. Ah, sì. No, non ho capito io. Cioè, mi fate vedere l'adottato e quello che chiede, poi ho capito in sottofondo che non c'è più la cessione ma la convenzione. Lui che Riccardo chiede due o tre cose. Uno, appunto, che dice che le misure perequative che noi abbiamo chiesto sono troppo grosse, perché noi gli chiediamo un bel pezzo di pista ciclabile in perequazione sulla via italica e più il parcheggio sempre sulla via italica. Va bene, quindi lui chiede uno di eliminare il parcheggio in cessione, due di rivedere la perequazione per la realizzazione della pista ciclabile sulla via italica. E noi l'abbiamo accolta solo parzialmente perché la pista ciclabile, come abbiamo sempre discusso, è irrinunciabile, quindi la perequazione sulla pista ciclabile non l'abbiamo cambiata. Abbiamo leggermente ridotto la superficie a parcheggio sulla via italica rispetto a quella precedente e invece della realizzazione e cessione abbiamo messo realizzazione e convenzionamento all'uso pubblico, quindi abbiamo sempre ridotto leggermente, diciamo, la perequazione sulla parte del parcheggio, abbiamo lasciato per intero invece la pista ciclabile. Ma lui invece che intervento fa in cambio di questa perequazione? Quello non l'ho capito. Abbia l'azienda, ci fa la seconda serie dell'azienda sostanzialmente. L'andiamo a vedere su Google. No, anche questa qui del parcheggio, perché non vuole la cessione, vuole la convenzione? No, no, lui non vorrebbe dare nulla, ecco, per essere chiari. Ah, nulla, avevo capito la convenzione. Non è che non vorrebbe, ora diciamola bene, non è che non vorrebbe dare nulla. Lui ha fatto un'osservazione dove chiedeva, diciamo, di più rispetto a quello che l'amministrazione, diciamo, concede con l'accoglimento parziale, almeno come proposta istruttoria, no? Perché la parte più onerosa dell'intervento pubblico qui è la pista ciclabile e lui ce lo ha fatto presente, l'osservante, nell'osservazione, che costa parecchio, insomma, realizzare una pista ciclabile di quelle dimensioni, perché il tratto è piuttosto importante, magari facciamolo rivedere la parte perequativa. Però per noi questa è una scelta strategica, cioè l'edificazione, diciamo, in quell'ambito si giustifica in relazione al fatto che c'è l'esigenza pubblica di realizzare la pista ciclabile. Quindi è chiaro che la pista ciclabile è il cuore della previsione ed è, diciamo, intoccabile. Mentre la parte del parcheggio, che è importante, ma aveva in questa previsione una natura secondaria rispetto alla realizzazione della pista, lì ci siamo sentiti, visto che effettivamente i conti, perché anche queste sono osservazioni, Riccardo, dove come quella che abbiamo sospeso l'altro giorno ci sono i conti, no, economico-finanziari, e niente, l'ufficio ha valutato che un pochino di esigenze di riequilibrio ci potesse effettivamente essere, allora, diciamo, c'è parso che fosse compatibile con l'interesse pubblico ridimensionare la parte del parcheggio come dimensioni e come, diciamo, disponibilità all'uso. Ora, forse qui, no, voglio dire una cosa perché so già quello che sta per dire Riccardo. Forse qui si tratta di, come dire, precisare, Riccardo, che mentre sull'edilizia residenziale convenzionata, no, si pone tutto il tema che dici tu della durata, no, del convenzionamento, nel caso del parcheggio pubblico io vorrei essere chiaro, no, e deve essere chiaro in che senso? Nel senso che noi acquistiamo un diritto reale di uso pubblico, cioè non è che è a tempo, va bene? Cioè noi dobbiamo essere, diciamo, titolari di un diritto di uso pubblico, di diritto, ora io appunto, scusate la deformazione professionale, un diritto reale, non un'obbligazione, non un diritto personale di godimento che dura un periodo di tempo, ovviamente. Poi, per l'amor di Dio, in sede
progettuale, no? Si vedrà come definire lo spazio, diciamo. Però è chiaro che ci deve essere un uso pubblico. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, il cittadino ne ha un vantaggio, diciamo, patrimoniale, perché resta proprietario dell'area, ma dal punto di vista pubblico non ci sono significativi cambiamenti. Per farvi capire, poi Roberto è qui, noi abbiamo all'Hotel Le Dune dei parcheggi a uso pubblico, e sono a uso pubblico fisso, insomma, non temporaneo. Ma possiamo vedere per favore quel parcheggio lì? Poi voglio capire una cosa io. Se quel convenzionamento all'uso pubblico può riguardare solo una parte, alcuni posti, o è l'interezza dell'intero parcheggio, il convenzionato all'uso pubblico, o una parte dei parcheggi, basta? E come è scritto è l'intero, se no va scritto diversamente, Riccardo. No, va bene, no, volevo capirlo io. Può vedere per favore quel parcheggio lì, dov'è? È questo qui giallo, ma lo volevo... Sull'omino, lo vuoi vedere sull'omino? Sì, bravo, mi sbaglio. Stefano, ci sei? Io penso, insomma, che possa andare bene, io non so gli altri come la pensano. Sì, Stefano. Sì. Ci vai, sì, con l'omino sulla via Italica? Sì. Le attività economiche, insomma, secondo me vanno anche aiutate, no? Visto che ce ne sono sempre meno di attività imprenditoriali sul nostro territorio, se c'è qualcuno che investe, anche se da un po' meno, ma forse ancora più giù, favorevole. Sì. È lì, eccoci. Lì, bravo. No, però è una mattina dopo che parlo tutta liscia. Se c'è qualche calamità, dai, uno squillo al cellulare. È questo allora, campo qui, sulla via Italica. Ma qui è dove viene il parcheggio? Qui ci viene il parcheggio davanti e la fabbrica in fondo. Ah, ok. Fabrizio, io sono d'accordo. Fabrizio, ti volevo fare una domanda a Fabrizio. Le misure di mitigazione ambientale ci sono già, vero? Sì. Le rileggiamo a beneficio di tutti? Sì, sono quelle in fondo, indicazioni di definire nell'ambito della conferenza di copianificazione, peraltro queste le abbiamo condivise con la regione. Codice della norma della scheda qual è, scusa? SD32. Allora, rileggevo la parte ambientale, che mi sembra importante, diciamo, alla luce del contesto. Mantenere il rapporto paesaggistico con gli edifici e gli insediamenti esistenti, percepibili dalla via Italica, riservando le aree per le funzioni pubbliche nelle parti più vicine alla viabilità, e localizzando la nuova attività artigianale e industriale in posizione arretrata rispetto a via del Termine, al fine di poter schermare anche parzialmente il nuovo edificio con una sistemazione a verde ed alberature coerente con il paesaggio della pianura agricola interessata. Andiamo un po' più giù. È finito. È finito, ok. Vabbè. Quindi poi Simone, ascoltami. No, dicevo, quindi lui fa la realizzazione del parcheggio, però non dà la cessione del terreno, cioè il terreno gli viene espropriato? No, noi prendiamo l'uso pubblico dell'area, ma non la proprietà. Però onestamente, ma ve lo dico con assoluta onestà, dal punto di vista del comune io grandi differenze non ne vedo, perché l'uso pubblico è permanente e quindi siamo titolari di una servitù di uso pubblico, ecco, cioè lui resta nudo proprietario, si dice in questi casi. Quindi, sotto il profilo squisitamente patrimoniale c'è, diciamo, un riequilibrio, ma sotto il profilo dell'interesse pubblico, da questo punto di vista, io pregiudizi non ne vedo.
l'elemento, diciamo, di contrazione dell'interesse pubblico è quei 300 metri quadrati in meno, no? Cioè noi invece che 900 prevediamo 300 quadrati, 300 metri quadrati in meno di parcheggio. Però guardate, da questo punto di vista, cioè un parcheggio, io mentre no, la guardo, diciamo, ci rifletto sopra, cioè questa osservazione ha un senso rispetto alla pista ciclabile, va bene? Poi i parcheggi ci servono sulla via italica, ma 600 metri quadrati di parcheggio lì è comunque un bel parcheggio. Cioè anche faccio un parcheggio troppo grosso potrebbe anche essere, diciamo, sbagliato sotto il profilo, no? Diciamo Ma a così. parte la dimensione, a me mi preoccupava il fatto del discorso della proprietà, perché ti dico la verità, poi gli resta la nuda proprietà, no? E noi sopra in concessione, quanto ci possiamo stare sopra col parcheggio? Cioè noi abbiamo il parcheggio su una proprietà che non è nostra, no? E quindi quanto ce lo possiamo mantenere il parcheggio lì? Per sempre, per sempre. E La allora che guadagno ce l'ha lui in termini economici? differenza è che un'amministrazione che quel parcheggio pubblico un domani non lo volesse più, no? E si trovasse un proprietario che vuole ricomprarsi l'area, il proprietario che vuole ricomprarsi l'area, invece di pagare il valore della proprietà dell'area, pagherebbe il valore del diritto di servitù perché è già nudo proprietario, cioè la differenza è soltanto di carattere patrimoniale, non c'è una differenza in termini di interesse pubblico, no? Cioè arrivasse un amministratore che dice: sai che c'è? Abbiamo realizzato una marea di parcheggi pubblici, no? Ora quel parcheggio lì non ci serve più. Proprietario, te la vuoi ricomprare l'area, no? E allora a quel punto il proprietario cosa ricomprerebbe? Il diritto di servitù che ha ceduto al comune, che è già nudo proprietario dell'area. Quindi è una questione che, diciamo, dal punto di vista patrimoniale lo salvaguarda di più il proprietario, ma dal punto di vista pratico della funzione pubblica non sposta di una virgola niente. Poi Roberto è qui, Roberto. I parcheggi a uso pubblico non ci hanno mica mai dato problemi nel corso degli anni, no? Dal punto di vista, dico, della funzione pubblica, eh? No, della funzione pubblica no, però non abbiamo tanti parcheggi di uso pubblico, la dobbiamo sempre a quei livelli lì, la dobbiamo sempre sperimentare, tipo quello delle Dini e Denna. Quello qui a Camaiore per il momento io problemi non ci sono avuti, perché anche lì c'è un uso pubblico del parcheggio. Altri parcheggi di uso pubblico l'abbiamo avuti Alle dune. problemi, perché la proprietà poi non interviene sui lavori che necessari di manutenzione. Quindi le convenzioni che farete su questo uso pubblico vanno messe ben chiare gli oneri a carico della proprietà, perché quello che ti fa l'uso pubblico non lo mantiene, quindi di fatto viene un parcheggio inutilizzato, come laggiù alle dune che è tutto dossi con le piante, con tutto. E lì la manutenzione era a carico della proprietà. Difatti ci abbiamo anche parlato con te, Simone, con la proprietà, che ce la volevano cedere in proprietà, metà a noi, metà se lo... È chiaro, Roberto, che noi, lo dico per essere chiari verso la Commissione, in questi casi possiamo chiedere la manutenzione ordinaria, perché beh, se uno gli chiede la manutenzione straordinaria, vabbè, allora è più conveniente per il privato che ci ceda la proprietà, no? Quindi la manutenzione ordinaria uno gliela può chiedere, poi è chiaro che deve intervenire il comune sui lavori un pochino più grossi, perché d'altra parte lo usa il comune. Quindi Cioè, è chiaro che quando fai la convenzione, Simone, non devi dire in che consiste, perché se è un parcheggio alberato, per ritornare a quello delle dune laggiù, è chiaro che la manutenzione riguarda anche le alberature alte, no? E quindi loro ti dicono: no, ma le radici non è manutenzione ordinaria, è ristrutturazione perché le piante sono cresciute. Basta chiarire quando uno stipula la convenzione gli obblighi e gli oneri a carico di chi sono. Poi Vanno se... trovato, va trovato un equilibrio sulla manutenzione che sia serio, Esatto, insomma, no, rispetto esatto. Al a... Lido abbiamo messo tutto a carico del Dini e Denna, praticamente non abbiamo detto che il parcheggio noi facciamo certe opere e lui fa l'altro, lui se lo tiene perché serve per la sua attività e ci dà l'uso a noi, come del resto quello lì come si chiama, della Sigma, quello
quello lì non ci sono oneri a carico del comune, noi abbiamo solo l'uso. Ma poi, se mi posso permettere, non dimentichiamoci mai che la gestione del piano non è un automatismo, ma come dire, crea spazi di responsabilità, no? Perché? Perché vi faccio un esempio: la pista ciclabile, dire quanto costa oggi non è semplice, no? Perché dipende dalle esigenze che ci sono di lavori, dal tipo di progetto che fai, dalla larghezza della strada, dipende da un sacco di cose. Allora è chiaro che, siccome questa è una scheda norma dove l'obiettivo principale è la realizzazione della pista ciclabile, poi il convenzionamento all'uso pubblico del parcheggio e quindi la ripartizione degli oneri, no, fra proprietà e comune in relazione alla manutenzione andrà anche calibrata in funzione di un equilibrio economico che qui è, diciamo, individuato nelle sue linee essenziali, ma che poi si tradurrà nel concreto solo nell'opera pubblica, no? Cioè dipende anche da quanto costerà realizzare questa pista ciclabile, come la vuole il comune, con che materiali. Quindi dopo c'è una responsabilità di gestione del piano, cioè noi non ci dimentichiamo che creiamo delle cornici, ma poi è nel concreto che va visto che cosa il cittadino fa e che cosa il comune gli chiede, no, nella progettazione concreta dell'opera pubblica. Lo dico perché poi il tema dell'equilibrio economico e finanziario non si risolve qui, definitivamente, ma in fase attuativa diventa il momento in cui, a partire dalle coordinate che qui ti dai, lo devi realizzare in modo giusto per il comune e per rendere fattibile l'investimento privato. Quindi, che faccio? Vado avanti? Una domanda, Simone, mi domandavo questo, no? Allora, la localizzazione, cioè voglio dire, non conosco nello specifico le esigenze della proprietà in questo caso, no? E quindi il dimensionamento in questione. È solo per dire che, come dire, l'equilibrio secondo me, oltre che appunto negli oneri, nel tempo della funzione a parcheggio, non può cedere di più, secondo me, mica per altro, perché effettivamente, allora, la necessità che hanno loro di aumentare gli spazi e i volumi produttivi, gliela diamo tra l'altro in un contesto in cui è stato copianificato, insomma, su cui da tanto tempo ci siamo impegnati, no, a portare avanti questo tipo di ragionamento. E mi sembra che, tutto sommato, insomma, come misura compensativa e perequativa abbia un suo valore di per sé. Ecco, poi se si parla invece che di convenzionamento, per noi il risultato alla fine può anche essere lo stesso, quindi non è un problema, però, come dire, direi che più di quello non può cedere. E l'altra questione che volevo porre è questa: dal momento che la pista ciclabile, come si è detto, su tutto l'asse della Via Italica è un intervento di interesse pubblico prevalente, non so se ci sono altre schede o altre discipline speciali che fanno intervenire in perequazione il privato sull'opera. Ecco, allora sarà il caso di dare delle indicazioni di omogeneità su questo? Allora, ho capito che diciamo è complicato. Sai perché è complicato? Perché l'omogeneità presupporrebbe l'omogeneità della Via Italica. La Via Italica invece omogenea non è. Se non altro di metodo, capito? Cioè il progetto, per quel che riguarda per esempio questa previsione del tratto che si richiede della pista ciclabile. Deve essere approvato dall'ufficio lavori pubblici. Io mi posso permettere, siccome sono tre le schede che complessivamente compongono con un intervento privato la realizzazione della pista ciclabile, secondo me qui è più magari l'ufficio tecnico lavori pubblici che dovrebbe fare un minimo di progetto unitario, sì, di prefattibilità, diciamo, no? È lì che magari accura anche indicazioni su accorgimenti tecnici, uso di materiali. Ci dovrebbe, in parte l'ho anche fatto, perché quando l'abbiamo immaginato abbiamo chiesto anche un minimo di verifiche preliminari della fattibilità, che l'ufficio ha fatto. Mi ricordo che Tobruschi ha fatto proprio
tutta la verifica su tutto il tracciato viario. Ora il passaggio successivo sarebbe uno sforzo da parte sempre dell'Ufficio Lavori Pubblici proprio di, non dico di progetto esecutivo perché ovviamente ha un costo e si richiede tempo, ma proprio partendo da quelle prime verifiche, tutta una serie di preliminari indicazioni che possono poi essere fornite al privato nel momento in cui realizza il progetto. Guardate, vi do una notizia, perché è una cosa di ieri, insomma, no, di ieri l'altro, della giunta di ieri l'altro. Allora, noi abbiamo ricevuto sostanzialmente la richiesta da parte della Regione Toscana di fornire, una serie, diciamo, di progettualità a vario livello legate al piano nazionale, insomma, di resistenza e di resilienza. E uno degli assi di finanziamento, lo sapete, è la mobilità ciclabile. E quindi, diciamo, la giunta, ora poi quando la cosa si tradurrà in una valutazione amministrativa, siccome ha delle implicazioni di bilancio, approderà in consiglio comunale, quindi il consiglio ne discuterà inevitabilmente, ma noi si sta, diciamo, verificando le condizioni per poter dare una serie di incarichi di progettazione esterni, legati appunto ad alcune opere pubbliche che potrebbero essere finanziate in questo modo. E la Via Italica, tra l'altro, ce l'eravamo già detto, insomma, con la pista ciclabile, è una delle progettazioni che vogliamo affidare. Probabilmente, come diceva Fabrizio, in questo caso, per varie ragioni, anche legate, diciamo, ai tempi che ci sono, noi procederemo intanto ad uno studio di fattibilità, quindi non a un progetto, diciamo, più dettagliato. Ma lo studio di fattibilità, Jacopo, ci sarà, perché non possiamo non avercelo rispetto alle opportunità di finanziamento che ci saranno. Tra l'altro, questa questione della Via Italica intreccia anche il tema della ciclovia tirrenica, perché nel progetto di ciclovia tirrenica c'è anche il collegamento fra la stazione di Capezzano Pianore e la pista ciclabile lungomare di Lido, e quindi questa parte, tra l'altro, c'è anche un gruppo di lavoro della regione che la sta valutando sotto il profilo progettuale. Quindi noi ci doteremo, Jacopo, inevitabilmente di uno studio di fattibilità, e quindi quello poi diventa il riferimento per tutti questi interventi qui. Eventi ulteriori? Ma cioè, io volevo dire una cosa. Veloce, cioè, mi sembra che, cioè, non ho capito bene l'intervento su in che punto lo farà della pista ciclabile, oppure è un intervento in un'area che andrà trovata di questa No, via. no, 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 andiamo a vedere. Ora, Riccardo, questo appunto l'avevamo già visto in sede di adozione, ma lo No, rivediamo. non ricordo, allora, Sì. onestamente. Allora, no, andiamo a vederlo. No, lui realizza sulla Via Italica, che consente, diciamo, c'è lo spazio, una pista ciclabile per un tratto. Andiamo a vedere Il tratto è da Via del Termine a Via Aurelia, mi sembra. lato. Da Via del Termine a Via Aurelia. Guardate, c'è scritto qui. Lato? Sì. Lato va stabilito in fase progettuale. Anche Adeguamento. perché potrebbe essere in parte sul lato e in parte sull'altro, ci cioè avrà dei punti anche di attraversamento, perché vanno trovati dentro la Via Italica i punti dove passa meglio, capito? Lo so, infatti lì è un limite, lì è un limite della pista finale. Adeguamento, equipaggiamento, riqualificazione funzionale e paesaggistica di quota parte della Via Italica nella tratta dalla Via Aurelia fino alla Via del Termine, mediante il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione di percorso ciclopedonale corredato di infrastrutture e arredi di mitigazione del traffico, secondo l'apposito progetto predisposto dal Comune di Camaiore e alberature o filari a verde di ambientazione. Questa è la previsione, diciamo,
dico, è un bel tratto, infatti, no, dico, cioè, è un bel tratto. Infatti. Intervento. Simone, una domanda, ma stiamo studiando sempre. Finivo. Vabbè, Sì. comunque, dite tutti, tanto. No, No. no, 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 si pensa tutti che tu abbia finito, non so perché. Finisci, finisci. No, dicevo, si tratta di un bel tratto di questa pista ciclabile dalla Via Italica a Via del Termine. Cioè, è un'opera importante, benissimo. Ora, io quello che ho sentito dire, il fatto che sarà discontinua, insomma, questo è un limite della pista ciclabile con degli attraversamenti. Se si potesse fare in continuità sarebbe meglio. Ma non ha detto che sarà discontinua, Fabrizio, ha detto non si sa esattamente come verrà, non si può escludere in astratto che ci possano Capito, capito. essere anche elementi di discontinuità e quindi il lato non si può indicare, no? Tutto qua, ecco. Simone, la domanda che ti facevo io, dicono, siccome ha detto si dovrà studiare sempre la fattibilità appunto della pista ciclabile. Ma se questa pista ciclabile per qualsiasi motivo non si potesse realizzare, queste previsioni qui poi come vanno a finire? Allora, non è un caso, e ha fatto bene Riccardo qui a non chiedere che si cambi la parola, non è un caso che qui c'è scritto percorso ciclo pedonale, perché siccome il tratto è lungo e complesso, noi non possiamo escludere, anzi, io immagino che sarà così, ma non parlo di questo tratto, faccio un ragionamento generale, cioè sulla Via Italica noi avremo dei tratti in cui abbiamo una pista ciclabile in sede propria, perché le larghezze della strada lo consentono, e dei tratti in cui la larghezza della strada, l'esistenza di attività commerciali, l'esistenza di un sistema di parcheggi utile alle attività commerciali, probabilmente ci impedirà di realizzare una pista ciclabile in sede propria, e allora lì bisognerà andare verso altre soluzioni che oggi, tra l'altro, sono maggiori rispetto al passato. Perché il codice della strada ha aperto a nuove possibilità. Cioè non ci sono soltanto le zone 30, ma ci sono per esempio anche quelle che chiamano le corsie ciclabili, cioè il disegno a terra di un ambito riservato prevalentemente alle biciclette, che però si traduce in una segnaletica verticale e orizzontale e quindi non nella realizzazione di una vera infrastruttura col cordolo, eccetera. Con queste caratteristiche te puoi, diciamo, rimanere su larghezze inferiori e riuscire a fare, diciamo, percorsi ciclabili anche, ripeto, con corsie riservate in tratti di strada dove la strada è più stretta. Quindi sarà per forza un percorso misto, perché purtroppo la Via Italica, per come si è sviluppata nel corso dei decenni, non consente in tutti i punti una realizzazione della pista ciclabile. Per esempio, c'è un bel punto che è quello più o meno dove siamo, se non sbaglio, dove c'è il fiume vicino, dove c'è il corso d'acqua del Trebbiano vicino, e lì, per esempio, quindi potresti anche sfruttare la parte verde dell'argine del corso d'acqua. Quindi ci vuole uno studio di fattibilità che indichi, diciamo, con intelligenza, prudenza e attenzione, come si può sviluppare questo progetto, perché noi non possiamo né tagliare gli alberi che ci sono, né sottrarre i parcheggi che servono alle attività commerciali. Non a caso abbiamo previsto, no, nuove previsioni di parcheggio sulla Via Italica, nel senso che puoi anche toglierlo qualche parcheggio, ma se lo togli lo devi poter riavere, no, lì vicino un sistema di parcheggi, no? Magari anche aumentati. Quindi ci vorrà uno studio di fattibilità che ovviamente poi andrà anche discusso, no, tra amministratori del perché non è che una cosa così importante la si può, diciamo, affidare semplicemente a un progettista. Ci sarà anche, come dire, un coinvolgimento inevitabile di chi ha responsabilità. Però va fatto lo studio di fattibilità, perché se non si parte da quello non possiamo neanche, ecco, offrire al privato i punti di riferimento di cui parlava Jacopo. L'unica cosa che garantisce la cosa che chiedeva Jacopo è lo studio di fattibilità. Ma io non ho capito allora, forse o non hai capito la mia domanda o non ho capito io il senso della tua risposta.
Va bene lo studio di fattibilità, ma se dico da questo studio venisse meno la realizzazione di questa pista ciclabile. Mi sono spiegato male, Michela. Non può venire meno la realizzazione della pista ciclabile o meglio del percorso ciclo pedonale. Perché? Perché la tecnica e le norme consentono la realizzazione di un percorso ciclabile. Non c'è dubbio che si possa fare il percorso. Bisogna vedere come lo si fa. La domanda è come, non se si fa, ok? Come Questo va? volevo capire questo, ok. Direi che si può procedere. Allora, 390. Si tratta. Comunque, se siete d'accordo, vi devo proporre di interrompere a 5 a mezzogiorno, perché sono da andare a Firenze per una riunione. Sì, ma bisogna decidere anche le prossime date. Credo di sì, tra l'altro. Allora, 390 si tratta di una richiesta che prevede la realizzazione di una nuova funzione da dare ad alcuni terreni che sono nell'entroterra di Camaiore, nella zona di Greppolungo, con la possibilità anche di realizzare un nuovo accesso e una nuova strada a queste aree di proprietà privata e con, diciamo, un impegno a contribuire a realizzare assieme a queste opere di carattere appunto privato, una viabilità, diciamo, anche di interesse pubblico che consenta meglio, diciamo, l'organizzazione della mobilità in questa zona del territorio. Quindi siamo nella zona di Gello, di Greppolungo, in quella zona lì. Ora, la proposta, secondo noi, riveste in termini generali obiettivi che potrebbero anche essere interessanti per il comune, ma comporta impegno di suolo agricolo in contrasto con la legge regionale e col piano strutturale, quindi non è accoglibile. Quindi, come dire, l'esame di questa osservazione può essere utile rispetto al fatto che si dice che poteva essere di interesse pubblico e quindi anche a futura memoria, ma diciamo non si può entrare nel merito perché non è ammissibile. Vedete, loro proponevano di realizzare questo nuovo tratto di viabilità, questo qui che vedete in rosso, e vedete, diciamo, mettevano in relazione due zone del nostro territorio in modo, diciamo, che meriterebbe un approfondimento perché diciamo la cosa potrebbe avere un senso e però chiedevano poi diciamo un intervento di carattere edificatorio facciamoli vedere dove ecco eccolo qua vedete. E qui siamo nel territorio rurale, e questo è il contrasto col piano strutturale, insomma, con la legge regionale. Io ho da fare una domanda. Allora, Io, scusatemi se mi... Ah, scusa. no, a parte che mi sembra insomma piuttosto complesso per tante ragioni, l'accoglimento, anche la valutazione positiva per l'impegno, oltretutto, di un terreno insomma non edificato a vantaggio proprio. Però mi domandavo invece una cosa. Non so se sono state presentate delle osservazioni in questo, ma è proprio una domanda, diciamo, di disciplina rispetto al piano operativo e alle prescrizioni che ci derivano dallo strutturale. Qualora ci fosse presentata, e ragiono per ipotesi, no? Una possibilità di permuta, mettiamo, no? Fra due tracciati, uno pubblico e uno privato, no? Allo scopo di collegare due parti di una viabilità pubblica per eliminare una curva, per rettificare un tratto, per
fare in modo in sostanza che ci sia una frammentazione diversa o minore delle proprietà private e un raccordo più agevole anche di quella pubblica. Ecco, in questo caso qui, tenuto conto dell'interesse pubblico dell'operazione e anche del fatto che l'impegno di territorio è sostitutivo, la legge prevede qualcosa e forse per Fabrizio più caldo sta roba qui. Io non credo, Jacopo, che la legge preveda qualcosa, nel senso che la legge ti dice che se te vuoi fare una strada nel territorio rurale la puoi pianifichi, qualsiasi sia... Ce l'ha sposto, capito? In sostituzione di un'altra. Ho l'impressione, poi lasciamo la parola a Fabrizio, che se è una piccola rettifica si possa considerare magari fattibile, no? Ma se comincia a essere uno spostamento significativo, l'impressione è che vada copianificata. Ora sentiamo Fabrizio, ma per quel che ne so io. Volevo dire una cosa, ma questa osservazione qui l'abbiamo già vista, Graziano? Ma l'abbiamo vista probabilmente ad altri scopi, Riccardo. Forse avevano chiesto una modifica normativa. E non lo so, c'è una struttura ricettiva. No. Io non l'ho ancora vista questa qui. Non è quella che è dietro là, che si accanto al campo, che c'è un ingresso lì a Vado e a Gello. Ma questa qui mi sembra che siamo su Gello vicino al lavatoio. Ah, su Gello vicino alla quella. Mi sembra, mi sembra. Ma può darsi che si sia già vista, Riccardo, da altri scopi. Sì, è il pezzo che va su. Volevo dire una cosa a Jacopo prima di lasciare la parola a Fabrizio, che può essere più preciso di me nella risposta a Jacopo. Jacopo, quando noi mettiamo, lo dico perché non si creino equivoci, quando noi mettiamo nell'istruttoria quel giudizio, diciamo, che io sinteticamente ho detto essere positivo, noi non intendiamo, Jacopo, dire che abbiamo compiuto un'istruttoria approfondita per esprimere un giudizio positivo, Noi diciamo semplicemente che mentre alcune osservazioni, oltre a essere in contrasto con la legge e col piano strutturale, sono anche inequivocabilmente lontane dagli obiettivi del piano strutturale, ce ne sono altre che non possono essere approfondite in questa sede perché sono inammissibili, che magari potrebbero essere meritevoli di rivalutazione. Ovviamente meritevoli di rivalutazione vuol dire meritevoli di rivalutazione. Cioè che poi a tempo debito uno farà tutte le valutazioni del caso. Perché in questo caso abbiamo scelto, diciamo, una formula di rivalutazione? Perché oggettivamente questo collegamento che il cittadino propone fra questi due ambiti del territorio può essere utile sotto il profilo pubblico, no? E quindi va, diciamo, un domani rivalutato. Dopodiché l'esito di quella rivalutazione sarà positivo, non lo so, perché può anche darsi che l'impatto ambientale sia troppo negativo e che il comune, no, chi amministrerà, valuti che non è il caso comunque di farlo. Quindi lo dico perché non si crea un equivoco. Quando noi diciamo è meritevole di rivalutazione, noi diciamo semplicemente secondo noi chi amministrerà dovrebbe metterci testa, ecco. Mentre su altre, secondo noi, come dire, è chiaro sin d'ora, che al di là della legge sono lontane dagli obiettivi del comune. Ecco, tutto qua, volevo precisare questo aspetto. Fabrizio, sentite la domanda di Jacopo? Sì, l'ho sentita, ora io non mi ricordo il dettaglio dell'osservazione, poi magari la ricontrolliamo, ma la questione è che qui comunque viene proprio, intanto, diciamo, la ipotetica coerenza col piano strutturale nasce dal fatto che il piano strutturale ha tra gli obiettivi generali quello di incentivare le attrezzature, le funzioni turistico-ricettive in territorio rurale ed in particolare nelle aree interne, no? Quindi il tema è questo. Tant'è che questa mi sembra che è un'osservazione, quando Riccardo dice che l'abbiamo vista, secondo me l'abbiamo vista ai tempi del piano strutturale, perché lo stesso proprietario presentò mi sembra, se ricordo bene, un'osservazione simile, gli fu risposto sostanzialmente la stessa maniera. Cioè qui qual è il problema? È che comunque un impegno di suolo in territorio rurale, che per la legge è ammissibile perché non è residenziale, no? È turistico ricettivo, ma poi si deve confrontare con tutti gli altri temi di compatibilità paesaggistica, ambientale, di corretto inserimento, eccetera eccetera.
quindi compreso peraltro il fatto che in questo caso, oltre a inserire un nuovo edificio con nuove funzioni, prevede anche la realizzazione di una nuova viabilità, seppur in parte rettificando la viabilità esistente, in alternativa a un esistente. Quindi è chiaro che c'è una complessità delle previsioni che non ci consente oggi, almeno in termini pratici, anche di poterla accogliere con osservazione al piano operativo, perché richiede tutta una serie di approfondimenti che possono essere fatti con una eventuale variante puntuale, perché qui credo che la conferenza di copianificazione spenderebbe molto tempo nella valutazione, no? Che magari potrebbe aggiungere. In ogni caso ci vorrebbe la modifica del piano strutturale, no? Va a integrare anche, è anche variante al piano strutturale, esattamente, perché hanno una equalizzazione esterna al piano strutturale che non è prevista al piano strutturale, quindi c'è un doppio profilo di variazione. Quindi in questo caso, nel caso contingente, noi non possiamo accoglierla. Dopodiché gli segnaliamo al proprietario che il percorso che deve fare è un percorso, diciamo, di variante complessiva che si pone a confronto con la conferenza paesaggistica e verifica se ci sono gli elementi di compatibilità. Fabrizio Jacopo ti chiedeva in generale se tutte le previsioni infrastrutturali, diciamo, vanno copianificate in sede strutturale, oppure se praticamente quando c'è uno spostamento del tracciato no. Se quando la legge parla che non sono sottoposta a conferenza paesaggistica gli adeguamenti della viabilità esistente, ne vedrete un'osservazione accolta di questo tipo, non l'abbiamo ancora vista, ma ce n'è una alle Semiglia che è un'osservazione che abbiamo accolto e che noi abbiamo interpretato come un adeguamento alla viabilità esistente. Ora, francamente, questo non mi sembra l'adeguamento alla viabilità esistente. No, chiaro. Era in generale, cioè, mi mettevo le mani avanti soprattutto in casi particolari, no? In cui magari i sedimi esistenti delle opere pubbliche vanno incontro a delle problematiche che magari hanno uno sviluppo nel tempo, poi finisce che... Finché siamo nei limiti dell'adeguamento, che va valutato caso per caso e situazione per situazione, non è variante di piano strutturale, in alcuni casi non è variante anche di piano operativo, perché noi abbiamo introdotto una norma conformativa che dentro certi limiti l'adeguamento della viabilità, fatto salvo, diciamo, le procedure espropriative, è comunque possibile. Ma in altri casi evidentemente è variante sia l'entità dell'intervento, Jacopo, dai, esatto. Io l'ho detto in termini meno tecnici di Fabrizio, ma è quel che dicevo prima. No, ma ho capito bene, era soltanto una, insomma, per stare tranquilli in futuro. Invece voglio capire meglio, che significa adeguamento della viabilità esistente? È una bella domanda, è proprio, non lo... È una parola generale, Riccardo, no? Quindi te devi, allora, se allarghi un po' la strada è sicuramente un adeguamento della viabilità esistente, se sposti leggermente il tracciato, magari elimini una curva, anche quello è un adeguamento della viabilità esistente, secondo me. Se cominci a incidere in modo molto più significativo, si esce dal concetto di adeguamento della viabilità esistente, ma va visto caso per caso, come dice Fabrizio, non puoi dire in astratto. Che se migliori le condizioni di sicurezza, diciamo, localmente, insomma, no? Sì, certo. Volevi interrompere, detto Jacopo. Sarebbe meglio, sì, hai ragione, non avevo guardato l'orologio, ma sarebbe meglio. Vabbè. Oddio, siamo 9 alle 12, non 5 alle 12, ma insomma va bene. No, perché c'è la fissa delle commissioni anche. C'è la fissa qui. Va bene. Allora, che si fa? Si smette la registrazione e ci si prende qualche minuto per fare il calendario? Va bene. Sì.